Io sono il direttore regionale della CIA, Agricoltori Italiani. Qua in presidenza, insieme a me, ci sono il presidente di CIA Calabria Centro, la dottoressa Maria Grazia Milone. Abbiamo il presidente del GAL dei Due Mari, Francesco Esposito, sulla mia sinistra, e in fondo a destra abbiamo gradito ospite il preside della scuola agraria di Soveria, il professor Antonio Caligiuri. In sala sono presenti anche numerose persone che degne di essere tutte quante citate una a uno, anche chi viene qua solo per ascoltare, però ecco, vi diciamo che comunque in sala sono presenti insieme al presidente del GAL numerosi altri componenti del CDA, ma è presente anche il sindaco di Serrastretta, Felice Molinaro, il sindaco di Miglierina, Pietro Guzzi, il sindaco di Carlopoli, Mario Talarico, il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, e se c'è qualcun altro magari e ce lo dimentichiamo di citarlo, ce ne scusiamo preventivamente, ma siete tutti quanti appunto benvenuti e graditissimi ospiti. Intanto voglio ringraziare il sindaco di Soveria, che non è qua adesso con noi, Leonardo Sirianni, intanto per la collaborazione che ci ha prestato, per averci messo a disposizione questa bellissima sala, e in sostituzione abbiamo il presidente del Consiglio di Soveria, Angelo Sirianni. Non mi sono sbagliato, quindi mi è andata molto bene, che ringraziamo naturalmente il Consiglio Comunale tutto per l'ospitalità che ci è stata offerta. Per noi questa area è assolutamente interessante e noi oggi cercheremo di fornire, appunto l'abbiamo chiamato, come vedete dalla locandina, un seminario informativo. Soprattutto vogliamo informare su due aspetti. Uno, che questo progetto Italia sul nocciolo, che è stato varato da Ferrero Italia, come sapete una grande e prestigiosa multinazionale tutta italiana, e in rappresentanza, e qua come tecnico specializzato, abbiamo il dottore Francesco Adduci, che ci parlerà in maniera abbastanza approfondita e ci proverà a chiarirci tutte le curiosità che possono nascere da un progetto di questo tipo. Però è anche qua con noi il coordinatore di questo gruppo, CALNUT, che abbiamo chiamato CALNUT, costituendo raggruppamento da qua a breve andrà a fare un contratto con Ferrero stesso, che è Mario Caligiuri. Poi sentirete anche lui con un intervento. Io direi che gli ingredienti per cucinare anche questa serata ci sono tutti. Ringrazio anche, me la stavo dimenticando, la dottoressa Vincenzina Scalzo dell'ARSAC, che è sempre, lei è grande esperta di castagna, però che è anche un'attenta divulgatrice sul territorio. Vi ripeto, se mi scordo qualcuno scusatemi, ma io darei immediatamente inizio agli interventi della serata, per cui chiamo il Presidente del Consiglio a portarci il saluto della città, agli intervenuti. Non so dove. Abbiamo uno strumento per sistemarlo. Devo tenerlo in mano, perché non ci sono. Ho preso qualche appunto perché la serata lo richiedeva.
Allora, un saluto a tutti e grazie per essere venuti e a tutti i convenuti in questa sala. Porto il saluto alla città di Saverio Mannelli, del sindaco Leonardo Siriani, che purtroppo in questo momento è assente, e del consiglio comunale che qui rappresento. E porgo i saluti a tutti, in particolare ai relatori che sono presenti oggi e alle autorità. Saluto il sindaco di Sarastretta Felice Molinaro, il sindaco di Carlopoli Mario Talarico, il sindaco di Migliarina, il sindaco di Zagarise, il dottor Francesco Esposito, presidente del GAL, il signor presidente Antonio Caligiuri, dirigente dell'Istituto Scolastico Costanzo, il dottor Adducci, agronomo della Ferrero, la dottoressa Maria Grazia Milone, presidente del CEA Calabria, il dottor Franco Belmonti, direttore del CEA Calabria, e il dottor Mario Caligiuri, coordinatore del progetto CALNUT. E ringrazio ovviamente la CEA Calabria e il GAL Due Mari per aver scelto la nostra città per questo seminario. L'oggetto del seminario, interessante. Il Comune di Saverio Mannelli è sempre attento sulle tematiche che contribuiscono a portare sviluppo, ricrescita e stimoli imprenditoriali nel nostro territorio. Il nostro comune, in una delle aree industriali tra le più vivaci e importanti del Lamettino, dopo quella della Lamezia Terme, insistono importanti aziende manifatturiere, industrie grafiche ed editoriali, ma soprattutto importanti aziende agroalimentari, che rappresentano vera eccellenza nel comparto e che esportano i loro prodotti in 5 continenti. La Luna Funghi, l'artigiana funghi di Luigi Belmonte, la Cimino Funghi, le aziende Cimino, la Sila Funghi di Arnoni e tante altre. Il comparto dà occupazione a centinaia di addetti fissi, oltre agli stagionali. Ci sono anche numerose aziende agrituristiche di livello elevato, di qualità, sia nel nostro comune che nei comuni del circondario, tra i quali ricordo la Rosa del Bicchiere. E l'argomento del seminario, il nocciolo, riferito al settore dell'agricoltura. Il settore dell'agricoltura, che nelle sue molteplici declinazioni produttive, è l'unico comparto che non ha subito cali di produzione significativi negli ultimi anni. Anni in cui il nostro paese ha attraversato e sta ancora attraversando una crisi profonda. E ritengo che è l'unico comparto che possa dare delle significative opportunità di occupazione e crescita. L'oggetto proprio del presente seminario sulla coltivazione del nocciolo, a tal proposito quanto mai interessante, e ritengo anche opportuno e non casuale, proprio per la località in cui ci troviamo, e spiegherò anche perché. Nel nostro territorio comunale di Saverio Mannelli, il nocciolo è stato da tempo coltivato in maniera intensiva. Sicuramente gli esperti lo conosceranno in maniera più approfondita. L'azienda agricola Cimino produceva quantità importanti per l'industria dolciaria, sin dagli anni 50. E ancora oggi vi sono dei noccioleti abbastanza estesi, tra cui uno molto bello e ben tenuto, che fa parte dell'azienda agricola dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Saverio Mannelli. Ed è un peccato non essere riuscito a recuperare i dati di produzione che vi erano poi a suo tempo, perché erano interessanti. Il territorio di questo comune, proprio per le sue caratteristiche climatiche, ma questo lo diranno anche gli esperti, si presenta in maniera interessante per la coltivazione del nocciolo. Ma le coincidenze sono sempre casuali e via più. Abbiamo anche un altro legame, come Saverio Mannelli, con il nocciolo e con la Ferrero. Il presidente della Ferrero, che è qui rappresentata dal dottor Adducci, il presidente della Ferrero, l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, è autore ed amico della Rubettino, che è inutile sottolineare che è una casa editrice di rilevanza nazionale, e la stessa Ferrero è cliente della Rubettino. Quindi la Ferrero è amica di Saverio. Quindi le maggiori del mondo a volte capitano. E poiché mi ritengo personalmente un cliente storico della Ferrero, non cito il prodotto dolciario che tutti quanti conosciamo e che ancora adesso, voglio dire, ci hanno svezzato praticamente con questo, sono stato stimolato a conoscere meglio uno dei suoi componenti principali, le nocciole. E incuriosito mi sono documentato e così ho scoperto alcuni dati importanti, senza voler essere un esperto del settore, ci mancherebbe altro, ma alcuni dati che mi hanno colpito, che vi rassegno in maniera succinta, che possono essere da stimolo per il dibattito e gli interventi che susciterà questo seminario. La domanda mondiale di nocciole è molto in crescita,
e dal 2012 è aumentata del 35%. L'Italia è il primo produttore di nocciole d'Europa, ma la nostra produzione non basta, tant'è che tante nocciole vengono prodotte in Turchia. La Turchia produce il 70% delle nocciole nel mondo, l'Italia solo il 13%. Sono dei dati che mi hanno veramente colpito. E proprio la Ferrero sembra che importi alla Turchia gran parte della materia prima impiegata. Poi il dottor Aduggi ci spiegherà meglio. Ma ci sono dei dati pure interessanti che ci riguardano più da vicino. La Calabria è una delle regioni italiane produttrici di nocciole con un trend di crescita che negli ultimi 50 anni ha portato al raddoppio della produzione. La nocciola prodotta nella nostra regione, la cosiddetta tonda di Calabria, viene ritenuta una delle varietà più pregiate ed apprezzate. Ecco, non voglio entrare nel merito perché non sono un tecnico, poi gli esperti relazioneranno meglio, però mi sono incuriosito e quindi mi sono documentato su questo. Vorrei soltanto, ecco, non tediarvi, ma sottolineare un altro aspetto importante, che è il ruolo, chiedo scusa, ma questo affare si muove, il ruolo della scuola, non per ultimo ma fondamentale. Il ruolo della scuola, che qui è rappresentata dal suo dirigente, il professore Caligiuri, Istituto Professionale per l'Agricoltura di Saveria Mannelli, scuola istituita e voluta dal compianto preside Pietro Fabiano negli anni, fine anni 50, anni 60, che fa parte dell'Istituto Costanzo di Decollatura, ritengo debba assumere ancora di più la veste di polo formativo per diplomare tecnici attenti alle nuove potenzialità dell'agricoltura, in particolare per cogliere le opportunità che oggi si stanno delineando, tra cui appunto anche la coltivazione in maniera produttiva del nocciolo, sia nel nostro comune che nel circondario, proprio per formare tecnici specializzati, sperando che qualche giovane sia stimolato e possa restare e anche fare impresa nella nostra Calabria. Concludo. Il Comune di Saveria Mannelli sarà sempre vicino e si adopererà per essere di sostegno a tutte le ulteriori iniziative che verranno dal Gallo, dalla Confederazione degli Agricoltori e da chi promuoverà iniziative tese sempre alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Non vi rubo altro tempo, vi ringrazio per l'attenzione e buon lavoro ai relatori che seguiranno. Bene, del GAL. Allora, io ringrazio Maria Grazia Milone per questa opportunità che ritengo importante per tutto il nostro comprensorio. Tra l'altro capita in un momento particolare, in quanto vi annuncio che operativamente a febbraio noi manderemo in preinformazione i bandi, perché abbiamo già avuto il parere di coerenza sulla 4.1, che è la misura che poi riguarderebbe chi eventualmente vuole fare qualche impianto di noccioleto, e stiamo aspettando il parere di coerenza della 16 che è legata alla microfiliere. Purtroppo il PAL non è cambiabile perché abbiamo già mandato i pareri di coerenza, quindi la microfiliera del noccioletto non possiamo farla, però questo non impedisce la partecipazione nella misura nella 4.1, dove sono, praticamente possono partecipare tranquillamente. Sarà in preinformazione credo a febbraio e subito dopo ci saranno i bandi, quindi consultate perché noi li metteremo sul sito. Quindi chi è intenzionato a fare questo tipo di sviluppare questo tipo di coltivazione potrà approfittare di quello che il GAL mette a disposizione nelle prossime settimane. Noi siamo sempre vicini, cioè uno degli scopi del GAL, soprattutto questo che era l'ex GAL del Reventino e che adesso è GAL dei Due Mari, avendo accorpato le due realtà che era Reventino e Crocchio, siamo sempre stati molto attenti a non far perdere ai nostri imprenditori quelle che sono le occasioni, e ritengo che questa che la Ferrero intende dare a questo comprensorio è un'occasione da sfruttare e da recepire. Anche questa bellissima sala è frutto anche di un lavoro in cui il GAL ha finanziato la progettazione, perché noi siamo sempre stati molto vicini alle amministrazioni comunali cercando, come dire, di sorreggerle e di accompagnarle. È qui presente il sindaco di Serra Stretta, che giusto ieri mi ha annunciato che il contratto di Fiume Amato è uno dei 7 contratti che sono stati finanziati per avviare le attività, e quindi questa è una cosa che interessa in maniera particolare Maria Grazia, che ha subito, ahimè,
fisicamente i danni delle intemperie che abbiamo avuto quest'inverno e che grazie allo sviluppo del contratto del fiume Mato probabilmente potremmo, speriamo, se si fanno le cose in maniera seria. Io ormai, siccome faccio politica da tanti anni, sono abituato a usare sempre i condizionali, perché le certezze in questa regione non esistono. E quindi, come dire, onde evitare che poi di trovarsi sbugiardato, uso il condizionale in maniera abbondante, così, come dire, mettiamo un po' le mani avanti. Però è un metodo, ritengo, innovativo e serio di affrontare le problematiche non solo del sviluppo ma anche del dissesto idrogeologico e anche di quello ambientale. Speriamo che quest'iter possa andare fino in fondo e avere i suoi risultati, perché riguarderebbe veramente un comprensorio che ne ha necessità, e le intemperie di cui l'azienda della dottoressa Milone è stata anche vittima dimostrano di quanta necessità ci sia di queste forme nuove, ben sviluppate nel nord Europa, recepite in maniera piuttosto valida nel nord Italia. Speriamo, come dire, che la Calabria da questo punto di vista non sia un passo indietro ma riesca a recuperare il gap e vada avanti. Quindi mi riferivo, il GAL ha come, essendo un'agenzia di sviluppo, ha come suo input principale quello di non far perdere le occasioni di sviluppo ai nostri imprenditori, ma soprattutto, come dire, di sviluppare il comprensorio. Adesso ovviamente noi non ci dobbiamo occupare solo del Reventino, ma ci dobbiamo occupare anche dal lato ionico. Nel nostro GAL sono presenti delle eccellenze di produzione che non sono soltanto di tipo, noi per esempio abbiamo dall'altra parte Placida per quanto riguarda gli oli, Torchia, abbiamo importanti aziende vinicole, abbiamo importanti aziende della zootecnia, abbiamo importanti aziende anche per quanto riguarda tutta una serie di produzione veramente di eccellenza. Dobbiamo cercare di metterle in rete e portarle, e in più siamo anche proprietari, nel senso proprietari dal punto di vista intellettivo, di quelle che sono delle eccellenze anche dal punto di vista ambientale. C'è il sindaco di Zagarise, in cui ricade una parte piuttosto consistente del territorio di Valle Cupa e quant'altro. Abbiamo la zona del Reventino, cioè noi abbiamo la fortuna di avere come dire, anche un attrattivo dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Corazzo rappresenta un'altra delle eccellenze, la zona archeologica di Tiriolo, cioè questo è un comprensorio che, vedete, se riusciamo a mettere in rete, veramente il nostro petrolio è dato dall'ambiente e dall'enogastronomia e da questo mix che potrebbe essere felice. Si tratta però, come dire, di andarlo, portarlo a galla, metterlo in rete e portarlo a quello che può essere la ribalta del mercato e l'interesse di alcune che sono delle eccellenze nazionali, ma sono soprattutto delle grandi aziende internazionali, quindi la Ferrero in primis, può essere un'occasione di sviluppo proprio da questo punto di vista. Anche perché credo io, questo poi lo diranno i tecnici, credo che questo sia un territorio che sia vocato alla produzione. Io mi ricordo sin da bambino, non c'era una piccola proprietà che non aveva il suo noccioleto, erano chiaramente delle piccole produzioni locali, però io mi ricordo che noi, arrivate nel periodo della primaverile estivo, si cominciava a sgranocchiare le noccioline che ognuno di noi produceva nelle proprietà, piccoli proprietari fondiari che ognuno di noi aveva. Quindi, e si producevano senza neanche grossi impegni. Mi ricordo che mentre la vigna, l'oliveto richiedeva da parte dei nostri contadini un impegno piuttosto serio, le noccioline, come dire, erano una di quelle produzioni che venivano quasi spontanea, richiedevano poca cura, e quindi anche da questo punto di vista probabilmente non c'è bisogno neanche di un grosso impegno per poter mettere su questi impianti. Niente, io lascerei la parola ai tecnici, perché probabilmente quelli che voi siete venuti qua ad ascoltare perché vi possono dare delle idee. Vi ringrazio nuovamente per l'occasione, purtroppo non rimarrò fino in fondo, ma Maria Grazia, io avevo un impegno perché c'è una conferenza organizzata, la conferenza episcopale a Catanzaro, e quindi mi devo dividere tra le due cose. Vi ringrazio e un buon proseguo di lavori.
Grazie, grazie al Presidente Esposito. Questa iniziativa di oggi, oltretutto, si tiene anche grazie all'impegno e alla collaborazione che i signori Giuseppe Putrino, Benito Marchetti e Salvatore Cittadino hanno assicurato a questo gruppo, diciamo, che sta girando un po' in largo e lungo e in largo per la Calabria. Quindi grazie per questa collaborazione. Preside, tocca a lei. Grazie. Rimango anche qua, sì. Buon pomeriggio a tutti, porto il saluto dell'Istituto Costanzo Decollature, in modo particolare dell'azienda agraria che è annessa all'Istituto Professionale, un'azienda che ha una storia molto lunga, nata molti decenni addietro, ha formato molti concittadini, molti operatori economici che sono presenti sul territorio. Nell'ultimo quindicennio ha attraversato purtroppo delle vicende non positive, e 5 anni fa era stata anche chiusa tecnicamente, nel senso che c'era un decreto all'USR Calabria per la chiusura per via della diciamo negatività finanziaria che riportava molto forte. È stata ripresa così per la cima dei capelli, come si suol dire, quindi chiesto 6 mesi di deroga veramente, accordarono i revisori dei conti perché potesse in qualche maniera dimostrare di poter stare sul mercato, perché l'azienda non opera come la scuola, cioè una pubblica amministrazione che ha dei costi standard ripetitivi, sta sul mercato, quindi tanto spende, tanto almeno deve ricavare, se non fare degli utili per poter poi innovare continuamente i piani culturali, le tecnologie produttive, un po' come succede per gli operatori economici. Oggi l'azienda è sana, cioè, ovviamente noi non possiamo competere con gli operatori privati, ma ci aggiriamo intorno ai 30.000 euro di ricavi, che non sono pochi, tenendo conto che è gestito da una scuola e che riposta tutto quanto sulla vendita al dettaglio, quindi su le 100.000 pesate da 1 chilo, 2 chili per ogni prodotto, quindi di questo stiamo parlando. 4 anni fa abbiamo anche tentato un'esperienza che poi non si è più potuto ripetere per motivi tecnici, quello di assumere i ragazzi d'estate con i voucher, poi arrivò, no, quella minaccia di referendum contro i voucher, per cui li hanno tolti e siamo rimasti senza uno strumento giuridico che ci permettesse di assumere gli studenti in modo che potessero fare esperienza all'interno dell'azienda. Io oggi veramente con molto piacere ho ascoltato il dottor Adducci, ha fatto una lezione, veramente lo definita una lectio magistralis, perché i ragazzi raramente applaudo con tanto convinzione, glielo dico veramente perché hanno applaudito in modo molto fragoroso, perché in effetti è stato molto chiaro, ha illustrato un modello di business legato poi ad aspetti tecnologici veramente di rilievo, per cui io invito ad ascoltarlo con molta attenzione perché si comprendono tantissime cose. Io credo che la coltivazione dei noccioleti, quindi la produzione di noccioline, da quello che ho capito è veramente un'opportunità enorme, enorme perché si lega a delle condizioni climatiche ideali, innanzitutto, un buon terreno, da quello che si comprende, e poi soprattutto in qualche maniera per il profilo e la tipologia di business che mi pare di aver intuito leggendo un po' altro materiale che mi è stato fornito a parte in queste settimane, si lega molto bene con lo sviluppo della strategia dell'area interna, quindi del Savuto Reventino. Perché? È perché, diciamo così, è vero che non consente con le piccole estensioni che ci sono di creare un grande business, no? Però nello stesso tempo i 3, 4, 5, ma anche 10, 15 ettari già consentono in qualche maniera di dare risposta a vocazioni imprenditoriali in forma associata, in forma singola, per cui da questo punto di vista ecco che la coltivazione di noccioleti su questo territorio secondo me può
incontrarsi con la strategia delle aree interne, perché significa dare in qualche modo uno strumento concreto ai giovani per fare del business, che da quello che capisco non è, diciamo così, che può generare un ettaro se uno immagina centinaia di migliaia di euro, non è così, ecco, però per il tipo di lavoro, per il tipo di investimento, che no, è bassissimo, da quello che ho potuto vedere è veramente basso, può sicuramente essere appetibile per ragazzi e giovani che vogliono intraprendere questo percorso. Io ovviamente da dirigente scolastico, come molti sanno, siamo presidi sceriffi, non abbiamo questo potere immenso che dicono, passiamo sempre attraverso il consiglio d'istituto e la disponibilità ad aderire al consorzio con un numero variabile da 1 a 3 ettari di terreno dipendono ovviamente dal consiglio d'istituto. Io sosterrò le ragioni di questa adesione perché mi sembra che l'occasione sia buona per la scuola, sia buona per gli studenti, sia buona per il territorio. Io vorrei così giustamente, prima di concludere, dire solo un'altra cosettina che non riguarda il noccioleto quanto una varietà di fragola che ho intercettato 2 anni fa e che stiamo vendendo in alcuni centri dell'Ametino, ma produciamo 4-5 quintali l'anno perché poi noi non siamo le coltivazioni estensive, ma per la sua qualità pensate che si è affermata, la vendiamo direttamente a tipo la piazza, giù a Lamezia dove c'è quel supermercato e in altri centri di Lamezia, a 3 euro all'ingrosso. Mentre contemporaneamente vendono a 2,50 nella stessa piazza le fragole d'altro tipo. Però le nostre vanno via subito e se non facciamo la consegna un giorno chiamano subito, mentre le altre rimangono. È un tipo di fragola che si è acclimatata molto bene o è pensata apposta per i climi e per i terreni come i nostri ed è di una dolcezza naturale, senza, non ci crea problemi dal punto di vista delle aggressioni ambientali di vario tipo. Ed è anche questo secondo me un altro tipo di, sempre in ossequio al principio, no, di questa ruralità evoluta basata su piccoli imprenditori che fanno rete, va bene, piuttosto che 200 ettari e quindi una grande impresa, ecco, che sarà difficile vederla sorgere da noi. Anche questo, diciamo, lavorare sulla nicchia e non invece sulle grandi quantità, credo che possa fare la differenza. Il gestore della piazza ci dice, no, la gente viene e dice, è la genuina, l'abbiamo chiamata genuina come fragola, dice, è la genuina, sì, allora la prendo. Ecco, quindi già tra i clienti, per esempio, di questi punti si è diffusa l'idea che questo prodotto di montagna, già ancora quando è bianco, è già dolce, ecco, può fare la differenza per un piccolo imprenditore. Per cui puntare su coltivazioni di nicchia, su coltivazioni di qualità, il noccioleto da questo punto di vista può essere, e per l'impegno lavorativo che richiede, studiato anche queste cose, quindi i compiti li ho fatti, no? E per la quantità di lavoro necessario, va bene, per gestire un ettaro e per gli investimenti, veramente, cioè, sono coltivazioni che potrebbero attecchire e dare una grande risposta a questo territorio. Grazie. Che questa mattina c'è stato tra il nostro gruppo, diciamo, promotore, insieme al dottor Adduci e i ragazzi della scuola del preside, che anzi mi è stato detto proviamo a replicare perché l'esperimento va veramente bene. Adesso se siete pronti, diciamo, ed è pronto anche Francesco, sicuramente lui lo è oramai da una vita, lo chiamerei ad esporci, diciamo, il progetto, sostanzialmente il progetto Italia di Nocciolo. Prego. Facciamo la presentazione. Innanzitutto volevo ringraziarvi per essere qua stasera a sentire il progetto Nocciole, quello che ho da dirvi sul progetto Nocciole Ferrero Italia. E perché, diciamo, con i temi che corrono e con la sfiducia che generalmente circola, vedere persone che sono interessate a venire ad ascoltare una persona che, come dire, viene, si è fatto qualche chilometro,
è già un grande impegno. E quindi vi ringrazio. Ringrazio il preside dell'Istituto Agrario che mi ha dato la possibilità oggi di fare un intervento con i ragazzi e per spiegare anche loro, quindi scendendo nel dettaglio della tecnica colturale del nocciolo, per diciamo metterli a conoscenza di quali sono stati gli ultimi esiti della ricerca sulla coricoltura. L'Italia è un paese di eccellenza. Vogliamo dare valore a un'altra ricchezza della nostra terra. La nocciola, per la quale ci impegniamo a sviluppare una filiera di eccellenza e di qualità. Dalla certificazione vivaistica alla prima raccolta, in ogni fase della produzione. In accordo con le aggregazioni, per lavorare insieme, a fianco degli agricoltori. Un nuovo progetto che unisce impegno e passione, esperienza e competenze, per una materia prima italiana di qualità, frutto del lavoro di tutti. Per garantire sempre ciò in cui crediamo, l'eccellenza dei nostri prodotti. Perfetto, possiamo accendere, grazie. E ora, quindi, come avete potuto vedere in questo filmato, lì c'è molto della zona di Viterbese, c'è anche un po' della Georgia, un po' della questione della Serbia, però il nocciolo e quello che noi abbiamo fatto sul territorio nazionale è stato quello di fare uno screening dei vari areali. Questo è uno degli areali, diciamo, della Calabria più adatti alla coltivazione polivinile, nel senso che qui il nocciolo viene senza troppo impegno. Ovviamente bisogna osservare dei piccoli accorgimenti in termini di compatibilità di impollinazione per massimizzare la produttività. Però un indicatore che si ha quando si va in giro è quello di vedere se ci sono noccioli selvatici oppure noccioli coltivati. E in questo caso io ho potuto vedere stamattina anche all'Istituto Agrario, alla Scuola Agraria, ho visto, nonostante sia un noccioleto, come dire, abbandonato, cioè abbandonato, vecchio, non abbandonato perché comunque è coltivato, è in fase di rinnovazione, tenuto molto bene tra l'altro, e ovviamente quando quel noccioleto avrà completato il processo di rinnovazione, inizierà ad arrivare a livelli produttivi, diciamo, che spero che venga fatta anche l'altra area, diciamo, avendo in modo tale che abbiamo la possibilità di impiantare delle varietà note, perché magari lì ci può essere qualche diciamo anche qualche dubbio sull'origine varietale di quelle piante, per cui faremo un campo sperimentale e da lì avremo la possibilità, come dire, di applicare, diciamo, anche la tecnica per tirigua e quindi di spingere il nocciolo in maniera come dire, più tecnica, più, rispetto a un vecchio impianto che ormai ha quasi esaurito la sua capacità sia produttiva e sia di autorigenerazione. Ecco, il nocciolo, per esempio, è uno di quegli investimenti che una volta impiantato il nocciolo, se uno lo sa rinnovare, la durata dell'impianto può superare benissimo i 50 anni, 60 anni, per cui non è un investimento che al 14esimo, 15esimo anno bisogna rifarlo e quindi espiantare, reimpiantare, costi di impianto, cioè il costo di impianto che viene sostenuto inizialmente è quello, e poi facendo una divisione, un ammortamento lineare per la durata della vita dell'impianto è pressoché nullo, diciamo, la quota annuale. I principi cardine del progetto Ferrero sono tre: la valorizzazione della qualità di tutta la filiera, e questo ne abbiamo parlato, la centralità delle aggregazioni agricole e la trasparenza nella relazione con gli imprenditori agricoli. Ve lo spiego così andiamo velocemente avanti. Quindi
Il progetto si rivolge alle aggregazioni produttori, non ai singoli produttori. Per avere il contratto ferrero bisogna entrare in un'aggregazione produttori. Però, ecco, e qui ci tengo a sottolinearlo, perché generalmente quando parlo di aggregazioni produttori tutti quanti stanno un po', no, su chi va là, perché mi rendo conto che chi più, chi meno, ha avuto qualche spiacevole esperienza con le aggregazioni produttori. In realtà, in questo caso, l'aggregazione dei produttori, nel caso di Ferrero, ha una funzione pressoché logistica. E perché noi non vogliamo creare un elemento e aggiungere un elemento speculativo nella filiera. Noi facciamo questo progetto per eliminare gli elementi speculativi nella filiera. Non è che con questo progetto li andiamo a creare. Per cui l'elemento della trasparenza è fondamentale, cioè l'aggregazione che sottoscrive il contratto con noi e che magari sarà una rete di impresa, ha una funzione di raccogliere la produzione, suddividerla per fasce qualitative e stoccarla. Perché a chi vendere e al prezzo a cui vendere già viene definito nel contratto. Ovviamente il contratto che noi facciamo all'aggregazione deve essere ribaltato sì che si indice dai singoli imprenditori agricoli. Per cui se la Ferrero paga 2,70 euro in guscio per quella fascia qualitativa all'imprenditore, quei soldi devono arrivare all'imprenditore, okay? Altrimenti viene meno il contratto, c'è la risoluzione immediata del contratto stesso, perché significherebbe andare a creare un elemento speculativo che noi non vogliamo. Perché questo? Perché noi abbiamo bisogno della qualità. La qualità la puoi ottenere solo se la riconosci e la paghi all'imprenditore. Ma questo non perché siamo particolarmente buoni e bravi e siamo un organismo di beneficenza, no, anche, ma non è proprio questo. È che il nostro business noi non lo facciamo lesinando sul prezzo della materia prima, no? Il business lo si fa sulla qualità dei prodotti e sul valore aggiunto che si ha sul prodotto. Lesinare sulla materia prima significa avere una materia prima, non poter pretendere di avere una materia prima di qualità, ok? Quindi meglio avere una materia prima di qualità e posizionarla a un certo prezzo sul mercato piuttosto che come dire, affamare l'imprenditore agricolo, risparmiare 5 centesimi, avere un prodotto qualitativamente diciamo scadente con cui non è più possibile fare una materia prima di qualità. E siccome i margini sono nettamente, come dire, diversi, significativamente diversi, noi preferiamo pagare qualcosa in più sulla nocciola e vendere qualcosa in più il nostro prodotto, perché lì uno se lo può permettere. Sull'acquisto della materia prima no, se vuole una materia prima di qualità. E se c'è il discorso di trasparenza, noi paghiamo quel quid in più che arriva nella tasca dell'imprenditore, l'imprenditore è incentivato a fare qualità. Se, come avviene in altre aliane laddove le organizzazioni di produttori non ci sono, non è possibile arrivare all'imprenditore a pagargli la qualità, per cui anche volendo pagare la qualità, quel premio se lo intasca qualcun altro e non l'imprenditore. E quindi noi abbiamo visto che il livello qualitativo scende sempre di più. Perché uno dice tanto, o lavoro bene o lavoro male, sempre quello il prezzo, quindi a me non interessa andare a fare un trattamento in più, magari fare una fertilizzazione in più per ridurre il vuoto, oppure fare un trattamento fitosanitario, tanto comunque le nocciole vendono, che ne so, 2,20 euro e quindi diciamo non importa. Però se uno inizia a vedere che se fa qualità 1 gli viene riconosciuto un prezzo, se fa qualità 2 un altro, se fa la prima qualità prende molto di più in maniera significativa, allora si impegna a fare qualità e quindi siamo tutti con voi. Ora, questo è l'obiettivo di cui vi parlavo, quindi il nostro obiettivo è di aumentare del 30% l'attuale superficie colinicola a livello nazionale. Molti quando dico questa cosa dicono vabbè, allora perché la Ferrero vuole monopolizzare il mercato, ok? È fisiologico, diciamo, pensarlo, però la Ferrero compra circa il 30-35% della produzione mondiale, 20.000 ettari e 1%, 2% di quello che
noi effettivamente consumiamo. Su 20.000 ettari, diciamo, il nostro stabilimento girerà forse un paio di settimane. Per cui noi lo facciamo perché questo, perché vogliamo aumentare la produttività dei noccioleti in Italia per avere le nocciole di qualità premium, cioè di prima qualità, che però 20.000 ettari non monopolizzano nessun mercato, tant'è che la Ferrero, quando ci fu la gelata in Turchia, ha pagato le nocciole anche a 6 euro, 4 euro e mezzo, 5 in guscio. E se avessimo avuto il monopolio del mercato, non penso che avremmo pagato tanto le nocciole. Però per noi la nocciola è fondamentale, perché il 90% dei nostri prodotti è a base di nocciola. Se non abbiamo la nocciola, non c'è neanche la Ferrero. Per cui abbiamo più bisogno noi di voi, come dire, che voi di noi. E soprattutto teniamo molto alla relazione con gli imprenditori agricoli, una questione di, diciamo, di massima trasparenza, e chi consegna nocciola a Ferrero lo sa bene. Perché questo? Prima di tutto il pagamento è certo, e su questo nessuno mai si è lamentato. E poi perché per una questione di onestà, e soprattutto perché i nostri competitori sono anche i nostri clienti, no? Chiunque di voi mangia un prodotto Ferrero. Per cui ecco perché la Ferrero è sempre molto attenta anche nella relazione che ha con i fornitori, perché no, non debba mai esistere il fatto che la Ferrero non abbia pagato un'aggregazione per le nocciole che ha ricevuto. Sarebbe qualcosa che il marchio non può assolutamente permettere. Ecco, i soldi li abbiamo, quindi sì, questo per drammatizzare. Questi sono i pillars del progetto, quindi la qualità pluralistica, la qualificazione dei terreni, la tracciabilità e sostenibilità della produzione e l'accordo di filiera. Ora, la qualità pluralistica che significa? Che lanciando un progetto così vasto, abbiamo dovuto prima di tutto cercare di incentivare il settore vivaistico a produrre piantine di nocciolo certificate, perché il nocciolo è una pianta polonifera. Chi faceva nocciolo negli areali storici non è mai andato da un vivaista a comprarsi una piantina di nocciolo, prendeva i suoi polloni, li faceva radicare, magari un anno, quelli un pochino più tecnici, quelli un pochino più così, rudi, prendevano il pollone di un anno, piantavano tre polloni per buca e andavano avanti. Di questi tre, uno ne pigliava, due, e si andava avanti così. Però questo, noi non potevamo permetterci questo lusso, cioè di lanciare un progetto del genere e poi non dare la possibilità e la garanzia agli imprenditori di potersi approvvigionare un materiale vivaistico certificato. Quindi abbiamo, in accordo con Civitale e Ismea, formato questo primo nucleo di, diciamo, di vivai, che hanno aderito al protocollo di certificazione volontaria, e adesso siamo arrivati al cartellino azzurro. Fino adesso sono stati commercializzati con il cartellino arancione, e quest'anno è uscito il cartellino azzurro. Per cui noi non vendiamo piante, non è, come dire, una marchetta che sto facendo per vendervi le piante, assolutamente no. Il nostro obiettivo è riacquistare nocciole. Okay? Quindi non è il mio primo interesse venire qua a convincervi e vendervi le piante. Noi non vendiamo nulla, né fertilizzanti, né piante, né piante di irrigazione, nulla. Noi riacquistiamo nocciole. Per cui il discorso è serio, nel senso di dirvi, se ci sono, avete nell'ambito delle vostre aziende le idoneità fitoclimatica, okay? Quindi l'idoneità tecnica a impiantare il nocciolo, fatelo. Okay? Noi vi diamo gli strumenti per poter valutare la fattibilità nella vostra azienda. Se non c'è l'idoneità, non lo fate. Okay? Questo è un rapporto basato sulla chiarezza e sulla trasparenza. Noi vi mettiamo in condizione di poter dire: ok, il mio terreno è idoneo oppure no. Poi la decisione dell'investimento è vostra. Sottoscrivete un contratto e, come dire, noi riacquistiamo, ci impegniamo a riacquistare le vostre nocciole. Poi se voi decidete di non vendercele, siete liberi. Il nostro è questo, un contratto qua, questo contratto è un contratto di filiera, non un contratto di fornitura. Ok? Per cui non c'è nessuna penale per l'aggregazione che esce dal contratto. La penale
ce l'ha Ferrero nel momento in cui decide di abbandonare il contratto. Tutto il disciplinare su come vengono valutate le nocciole, la tecnica di cambiamento è sancita nel contratto, nulla è lasciato a caso, perché questo è un mestiere abbastanza delicato e quindi meglio parlare la stessa lingua. L'aggregazione non sarà mai uno strumento speculativo, perché a fianco al contratto di filiera c'è un contratto di service, per cui il servizio di raccolta, stoccaggio e suddivisione per fasce qualitative, tutti questi costi che l'aggregazione sostiene noi glieli paghiamo a parte attraverso la sottoscrizione di un contratto di service, in modo tale che l'aggregazione poi non gravi sul singolo imprenditore. Questo è bene che andiamo a chiarire subito. Poi noi per ogni regione abbiamo realizzato le carte di attitudine pedoprimari per le coltivazioni con l'edicola, per individuare quelli che sono gli areali, questa è della regione Toscana per esempio, per individuare quali sono gli areali più idonei alla coltivazione con l'edicola, e quindi una volta individuati gli areali andiamo e facciamo quello che stiamo facendo oggi, cioè una divulgazione del progetto Italia. Ovviamente questa carta è una carta di pianificazione, non pensiamo di dire ok, ricade nell'area verde, pianto e basta, no, diciamo ricade nell'area verde, hai l'idoneità, poi la devi verificare a livello aziendale, quindi fai le analisi, chiami un agronomo, fai le analisi del terreno, valuti bene, dopodiché decidi di impiantare oppure no. La tracciabilità e sostenibilità delle produzioni, le nostre produzioni devono essere, cioè noi compriamo attualmente quasi il 90% delle nostre nocciole, sono quelle che vengono prodotte in Italia, sono il regime integrato, ok? Non facciamo distinzione tra, ancora purtroppo, tra biologico e integrato, perché la produzione biologica attuale è, in termini di nocciole, è veramente minima, per cui non possiamo fare una distinzione commerciale tra il biologico e l'integrato, e soprattutto non possiamo attivare una linea di produzione del biologico, perché magari possiamo fare anche una Nutella biologica, poi ne produciamo 10 quintali e i consumatori, rispetto alle centinaia di tonnellate di Nutella che produciamo, una volta che tu lanci un prodotto poi devi essere anche in grado di soddisfare quella che è la domanda del prodotto stesso, per cui se non c'è una produzione biologica di nocciole che ci permetta di soddisfare l'attuale mercato di Nutella, ci vogliono almeno 300.000 ettari, questo è più o meno, e non possiamo lanciare un prodotto bio. Ovviamente il bio ancora ha qualche problema, in Italia c'è il bio, attualmente il bio italiano non riesce a raggiungere i nostri standard qualitativi in termini di ciliciato e di avariato, soprattutto in termini di ciliciato. Okay? Perché la cilice purtroppo c'è, cioè non è che purtroppo c'è, io dico sempre, la cilice fa il suo lavoro e che il suo lavoro poi non coincide con il nostro, non è che non ha motivo di esistere la cimice sta là perché qualcuno l'ha messa e fa il suo lavoro. Siamo noi che con i nostri standard qualitativi, ma questo non solo per Ferrero ma penso in tutte le produzioni agricole, siamo entrati leggermente in conflitto e quindi dobbiamo combattere, limitare, eccetera, eccetera. Quindi uno dei problemi per cui non ci può essere la gestione ancora tecnicamente, è difficoltosa fare la gestione biologica, è soltanto per il controllo della cimice. Nel momento in cui uscirà un metodo alternativo e biologico per contrastare efficacemente la cimice, penso che non ci sia nessun problema nel passare nell'immediato al biologico. Scoiattolo e cinghiale no? Ma quello dello scoiattolo e cinghiale non è che lo ammazzi con un prodotto fitosanitario, per cui la distinzione tra il biologico e l'integrato è che ci sono alcuni prodotti fitosanitari che puoi usare il biologico e il controllo della fauna, quello fa parte delle scelte, delle protezioni fisiche e soprattutto delle scelte non del praterreno, della politica che deve decidere a un certo punto
se vogliamo allevare i cinghiali a spese di tutti oppure vogliamo prendere una decisione che sia seria, perché il controllo della popolazione, il controllo della, io non sono un esperto di fauna, però me lo chiedono tutti, e forse sono commentato, quindi forse fa una bella figura. Per cui la fauna chi la controlla? La capacità portata dell'ambiente. Ok, la capacità di un ambiente naturale permette la sopravvivenza di, che ne so, 10 individui. Se la capacità portata la andiamo a amplificare con le coltivazioni, le popolazioni aumentano a dismisura. Come si diceva nell'esame di faunistica, la popolazione cresce e tende asintoticamente alla capacità portata dell'ambiente, che è l'asintoto che sta sulla curva, non voglio fare una cosa matematica. Però se noi coltiviamo, ci sono più unità foraggeri, c'è più energia, cresce più la popolazione. Quindi non è più l'ambiente in grado di controllare la crescita della popolazione. Okay? Ci dovrebbero essere i predatori, il lupo. Ok? Ora, il lupo, se deve scegliere se andare su un cinghiale o andare su una pecora, visto che non ha un asino, no, che è in grado di curare in caso di ferita, va sulla pecora. E quindi, magari, come succede sovente, la cura diventa peggio del male. Okay? E allora a questo punto bisogna che le istituzioni prendano delle decisioni serie nel dire, ok, oltre a finanziare le protezioni alle cultivar, perché sono fisse, quindi, però mettiamo in atto dei sistemi idonei di controllo della popolazione, che non è il serio controllo, almeno da parte mia, perché è come togliere, asciugare il mare con il cucchiaino, ok? Se non si fa così in maniera amatoriale, se poi si assolve una squadra di persone che stanno là, lo fanno per stipendi, allora magari. Però con questo è una cosa che non riguarda la regione Calabria, cioè sono tutte le regioni d'Italia dove io vado a fare i colloqui, dice, i seminari, c'è sempre, dice, ma la fauna è là, e lo so, è un problema, questo è un problema. Però su Noccioleto il problema è più sui giovani che sugli impianti adulti. Perché sugli impianti giovani, che cosa succede? Quando iniziano le prime nocciole, gli individui adulti salgono sulle pettiche, le piegano per permettere ai giovani di mangiarsi le nocciole. Questa è una forma di cooperazione che riesce molto, però si spaccano le piante. E il danno è notevole, magari più limitato se uno fa il portamento a policaule, perché magari ti spezza una pertica, ce n'è altre tre, diventa più complesso se c'è il monocavolo e ti distruggono la pianta. Ovviamente se uno fa una recensione qualificata, per esempio il preordine di filo e una buona manutenzione della recensione, nel senso che se fa l'erba così e la corrente non passa, però se uno la tiene pulita, almeno nella fase di, diciamo, di ingrossamento della mandorla eccetera eccetera, che la tiene pulita e quindi è efficiente, riesce a risolvere anche con una cosa lì, con questa forma di protezione, altrimenti ci vuole la rete interna per la cinghiale, e ci vuole la recinzione. Questo è. Se non ci fosse i cinghiali sarebbe meglio, ci sarebbe sicuramente qualcosa. L'agricoltore vive sempre in una calamità per volta, non esiste, non ci sono le calamità. Comunque, vediamo, scendiamo nel dettaglio del contratto di filiera, e quindi il contratto si rivolge alle aggregazioni di produttori, come dicevamo prima. La soglia minima che un'aggregazione di produttori debba avere per poter mantenere il contratto con Ferrero è di 500 ettari, però voglio precisare una cosa, cioè l'aggregazione ha questo vincolo, ma il singolo imprenditore può entrare con mezzo ettaro, con un ettaro, con la superficie che meglio crede, certamente non con 10 piante, però siamo già nell'ordine del mezzo ettaro, dell'ettaro, è possibile entrare nell'aggregazione. Ovviamente minore la superficie, maggiore sarà il numero di soci, più lavoro ci sarà per l'aggregazione. L'ideale sarebbe di avere, ne so, aziende che ognuno entri con 10 ettari, però questo lo sappiamo benissimo che non è possibile, perché il nocciolo è un progetto che viene visto con la funzione di diversificazione della produzione, cioè io faccio grano, 15 ettari e faccio grano, prendo 3 ettari della mia azienda e la derivo al nocciolo,
anche perché il nocciolo non è che oggi lo pianti, domani raccogli, ha un periodo improduttivo abbastanza lungo. Noi parliamo di produttività, il nocciolo produce già a partire dal terzo anno, ma anche al secondo si vede qualche nocciola, però è bene non vederla, quindi far saltare i fiori. Dal terzo anno in poi inizia a produrre qualcosa, però noi parliamo di produzione vera e propria, che vale la pena andare a raccogliere meccanicamente dal quinto anno in poi, ovviamente con una gestione razionale dell'impianto. Se uno pianta il nocciolo, se ne va, poi torna dopo 5 anni, con la macchina che vuole raccogliere, non penso che era una produzione significativa. Ovviamente se viene gestito riesce ad avere già una certa produttività a partire dal quinto anno, che poi incrementa per raggiungere la piena produzione, sempre a seconda di uno come lo tratta, al settimo, ottavo, in alcuni casi anche al decimo anno, se uno non fa le cose come deve fare, però questa produttività poi dura 50 anni, 60 anni, quindi sapendolo gestire e rinnovare, ovviamente. Quindi l'aggregazione che fa? Realizza i primi 100 ettari, firma il contratto con Ferrero e produce un piano di sviluppo laddove ci dice ogni anno quale sarà lo stato di avanzamento del progetto. Quindi 100 ettari iniziali e a 5 anni di tempo per realizzare gli altri 400 ettari. Okay? Noi monitoriamo affinché questo avvenga nel modo giusto, no? Perché siamo sempre lì a vedere, perché ogni anno facciamo un aggiornamento allo step, l'aggregazione ci manda, diciamo, gli shape file, i file cartografici di localizzazione degli impianti, e noi verifichiamo che siano stati effettivamente realizzati, dove e se sono stati realizzati su terreni idonei oppure no, per evitare che questo progetto sfugga dalle mani e diventi una forma speculativa. Dici, facciamo su 500 ettari, poi si vede se producono o no. Poi, diciamo, vediamo, siamo lì a fianco a voi per cercare di fare qualcosa che sia sostenibile sia dal punto di vista economico, ambientale, sociale e imprenditoriale. Quindi il processo viene sempre monitorato. Che cosa succede se l'aggregazione non raggiunge l'obiettivo? Semplice, vengono presi tutti i soci e ricollocati presso un'altra aggregazione che abbia firmato il contratto con noi. Quindi nessuno verrà lasciato, come dire, solo dopo aver iniziato un processo con noi. Questo è bene stabilirlo. Detto, blocca. Avrei dovuto già bloccare. Ah, ok. Già se io. Quindi mi taccio. No. Allora, in pratica, quali sono i punti cardine del contratto? L'aggregazione si impegna a conferire a Ferrero il 75% della merce qualità Ferrero. L'altro 25% può decidere se andare liberamente sul mercato oppure venderlo a Ferrero extra contrattuale. Avremmo potuto mettere il 100%, però per una questione di trust non è stato possibile farlo. Per cui quell'altro 25% potrà servire, per esempio, ad alimentare un indotto artigianale, per esempio, come quello che è stato fatto in tante areali, vedi anche e soprattutto in Milano. Come viene determinato il prezzo? Allora, il contratto dura fino al 2037, ok? La determinazione del prezzo base industriale avviene con questo meccanismo. Intenzione di fare lo scomparire. Allora, in pratica noi abbiamo un 70% del prezzo base industriale è dato dal costo standard di produzione più un markup del 15%. Ovviamente questo non è un valore fisso, ma è un valore indicizzato, cioè viene ad essere aggiornato ogni 3 anni in funzione, perché deve tener conto dell'aumento del costo dei fattori della produzione. Ok? L'altro 30% è dato dal prezzo di mercato, e il prezzo di mercato, non esistendo una borsa nazionale, viene fatto a livello internazionale, ed è la Turchia che decide il prezzo del nocciolo. Ovviamente, quindi facciamo un calcolo, mettiamo che le nocciole vanno a 2,70 euro, per determinare il prezzo base industriale dovremmo fare 2,23 euro
per 0,7 più 2,70 per 0,3, e questo è il prezzo base industriale. Questo prezzo così determinato viene ad essere, vado veloce qua, tanto, viene ad essere è soggetto a due rivalutazioni. La prima è questa, la rivalutazione varietale. La rivalutazione varietale, quindi c'è un coefficiente di adeguamento varietale che quindi a seconda delle varietà si ha una premialità del 10%, del 6, del 2 o negativa dello 0,96. Per esempio la Tonda Gentile delle Langhe ha una rivalutazione del 10%, quindi il prezzo base va moltiplicato per 1,1. La Gifoni del 6, la Tonda Romana del 2%. Questo perché? Perché la Tonda Romana è un'ottima varietà, veramente ottima e produttiva, solo che pela poco. Quindi c'è una pelabilità al 70%. La consigliata quindi è la Gifoni. La Gifoni. La Gifoni e la Tonda Gentile, la Tonda Gentile. Questo perché la Tonda Gentile Langhe è un'ottima varietà, però è un'ottima varietà del Piemonte. Per cui se uno sta nel Piemonte vede che la Tonda Gentile Langhe produce di meno, però è nell'IGP, quindi viene spunto un prezzo di mercato superiore, ha tutto un indotto artigianale e quindi mette la Tonda Gentile Langhe. E la Tonda Calabrese? Non ho capito. E la Tonda Calabrese? Questa è sempre una domanda che tutti mi fanno. La Tonda Calabrese è un'ottima varietà, ovviamente, di cui io personalmente, ma per una mia ignoranza diciamo tecnica e personale, non conosco i dettagli tecnici in termini di pelabilità, resa la sgusciatura e quant'altro. Questi sono dati che non ho trovato una bibliografia di riferimento, almeno io, poi magari riuscirò a trovarla. E quindi non so adesso la pelabilità della Tonda Calabrese quale può essere, se è superiore, uguale o inferiore a una Gifoni, per esempio. Questo è un dato che non ho trovato nessuna ricerca, io personalmente, magari c'è, io mi cogliete preparato da questo punto di vista, però la Tonda Calabrese, il problema è, e su questo sono documentato, non c'è una produzione ivaistica certificata, cioè c'è una produzione ivaistica certificata, però che magari attualmente non è entrata nel protocollo di certificazione volontaria, Ferrero e quant'altro, per cui adesso se io vi dovessi dire facciamo 500 ettari con la Tonda Gentile Calabrese certificata, non penso che ci siano, le piantine ci sono, però siccome la condizione sine qua non nostra è quella di avere le piantine certificate con il cartellino azzurro per avere la garanzia, voi, la garanzia fitosanitaria, la garanzia genetica, questo non lo so. Poi magari se ci sono i produttori che intendono avviare una produzione vivaistica di Tonda Calabrese, fermo restante la verifica della possibilità che questa Tonda Calabrese possa essere utilizzata per intero, okay? Perché altrimenti se non è congeniale, io non lo so, non sono un buyer, non l'ho mai comprata io, se non è congeniale per esempio per la Ferrero di produrla, per il contratto, assolutamente non vogliamo, no. Per il contratto. Poi se è buona e assimilabile a una Gifoni, dove è il problema? Per noi, anzi, magari, perché così siamo ancora più sicuri che c'è una varietà che produce. Perché quello è il problema, cioè trovare una varietà che qui. Però la Gifoni per esempio è una varietà che si adatta, è una varietà del sud Italia, ovviamente, ecco perché c'è una differenza tra la Piemonte e la Tonda di Gifoni, che la Piemonte si adatta in un determinato ambiente e con determinate caratteristiche in termini di umidità e pluviometria, e però ha una produttività, a parte che è un po' tarda a entrare in produzione, fa molto legno, è molto tarda e di conseguenza produce pure di meno, però questa minore produttività viene compensata dal maggior prezzo che spunta a livello di mercato. Però se io vi dovessi consigliare a voi, piantate la TGM qua, dove io non ho nessun dato storico, non lo farei, soprattutto perché arrivato a quarto anno non vedete neanche una nocciola, arrivato al quinto ne vedete pochissime. Allora uno dice, ma quello mi ha detto che al quinto anno già, no, se lo trattavo bene, non è pari per tutte le varietà. Quello su cui siamo sicuri è la Gifoni, per esempio, e noi l'abbiamo provata dall'Australia al Sudafrica, passando per l'Europa, e
come dire, è quella che ha dato i migliori risultati perché ha la migliore adattabilità a tutte le condizioni pedoclimatiche. Ok? Quindi, però la Gifonia sola non può essere impiantata, perché il nocciolo, come dicevamo stamattina, è il monoide di Green, autoincompatibile e ponderante. Cioè, no, è molto semplice, nel senso che monoiche declina significa che il nocciolo ha i fiori femminili e i fiori maschili sulla stessa pianta, decline che sono racchiusi in due infiorescenze separate, glomerulo per i fiori femminili e il lamento che è un'infiorescenza spiga per i fiori maschili, quindi che può contenere fino a 300 fiori maschili. Questa è la peculiarità del nocciolo. Poi la proterandria significa che la fioritura maschile avviene prima di quella femminile, anche se ci sono alcune varietà dove c'è il contrario, però sono delle varietà francesi. Comunque, l'infiorescenza maschile è quel peduncolo che si vede, la ventola, o il cacting in inglese, e il glomerulo è una gemma che voi vedete, gli stigmi, i peletti rossi, no? Sulla punta, quella è l'infiorescenza femminile. Poi il nocciolo ha una autoincompatibilità, quindi il polline di quella pianta non può impollinare il fiore presente nella stessa pianta, anche se questo non è parzialmente vero, ci sono alcune varietà che hanno una certa self-compatibility, tipo il nocciolo che ha un 25% di autocompatibilità, però bisogna utilizzare degli impollinatori. Gli impollinatori sono delle varietà che producono allo stesso modo la varietà principale. Ok? Quindi, per esempio, per la Gifonia l'impollinatore è la romana e il nocciolo, che sono due varietà che producono allo stesso modo della Gifonia. Non è il maschio che fa solo il polline e non produce nulla. Ok? Quindi c'è questa compatibilità, oltre all'autoincompatibilità c'è anche una compatibilità di tipo varietà. E quindi noi sappiamo benissimo quali sono le varietà che si impollinano tra di loro. Ovviamente qualcuno mi dirà, io ho messo una sola Gifonia a policoro, per esempio, e produce tutti gli altri. Okay? Produce tutti gli altri. Questo perché? Perché molto probabilmente c'è una self-compatibilità, cioè un'autocompatibilità, perché fortunatamente il nocciolo, proprio perché nessuno ci ha messo mai mano, e questa è una fortuna, quindi ancora è ancestrale, quando si parla di varietà in realtà si parla di ecotipi, e quindi c'è una variabilità genetica nell'ambito di ciascuna varietà enorme. Per esempio per la romana esistono 12 cloni di romana, non c'è una sola romana. Per la Gifonia allo stesso modo. Il problema, sapete quando ci sarà? Poi io sono molto talebano da questo punto di vista, perché credo molto nella biodiversità come la salvezza veramente di ogni mare, anche se poi non bisogna essere talebani sulla biodiversità, perché la biodiversità funziona se è commercialmente valida, altrimenti la devi recuperare l'attività, però non la devi, come dire, spingere a tutti i costi facendo fallire le aziende. La problematica c'è quando ci sarà una moltiplicazione, ci sarà il micropropagato, ok? Perché andrà ad abbattere in maniera enorme, in maniera significativa, la variabilità genetica della popolazione, perché tu parti dalla pianta e ne fai 100.000. Quindi quando metterai due piante micropropagate che sono geneticamente identiche, di sicuro nocciolo non ne avrai. Perché adesso ce li hai perché il polline dell'altra magari è di un altro clone e quindi è compatibile, per esempio, ammesso e non congelato, cioè prendendo per vero tutte le ricerche che ci sono state relative agli alleli di sterilità, ok? Sempre, prendendole sempre con le pinze. Però se è così, io non vi posso dire fate in una zona ancora ridicola, mettete solo Gifonia. Questo da me non uscirà mai. Vi dirò sempre, mettete 80% di Gifonia, 10% di romana e 10% di nocciolo. Laddove non ci sono le caratteristiche per mettere la romana, per esempio sui terreni pesanti o calcari, mettete un'altra varietà, tipo la Camponica, o tipo la Barcellona, cioè la Fertil de Cotard, che impollina molto bene la Gifonia. Okay? Se invece, non lo so, siete a Carrarola, dico vabbè, mettete il nocciolo perché ci sono 22.000 ettari di nocciolo e c'è una distesa di polline di questi tempi, che, quindi tra selvatici e polline di altri impianti siete coperti da questo punto di vista. Però
se ci siete solo voi nell'arco di 100 km con un noccioletto, il polline non penso che venga la capra nera a venirvi impollinare le vostre piante. Poi c'è, ovviamente c'è il selvatico è quello che è il polline che ha più compatibilità in assoluto con tutte le varietà, quindi da laddove ci sono i selvatici problemi, grossi problemi non ne avrete con l'impollinazione, però è sempre bene fare le cose, come dire, fatte per voi. Un altro indice di valutazione è quello qualitativo, per cui se uno fa la prima qualità al 10%, se uno fa la seconda al 6%, se uno fa la terza qualità, l'indice è 1, quindi non c'è rivalutazione, non c'è penalità, ma non c'è neanche rivalutazione. Ovviamente questi dati sono soggetti a un'altra rivalutazione, che è quella, vi ricordate quella parte fissa del 70%, quella lì è fatta prendendo i costi standard di produzione. Per il calcolo dei costi standard e poi per il passaggio dal guscio allo sgusciato noi abbiamo utilizzato delle rese standard di produzione, quindi abbiamo preso per esempio la Gifone e gli abbiamo detto che okay, la tua resa standard è del 42%, o la Romana, la tua resa standard è del 40%. Quando l'imprenditore fa una resa alla sgusciatura superiore a quella prevista dal nostro standard, c'è l'adeguamento della resa alla sgusciatura effettiva a quella standard, ovvero dalla standard all'effettiva, e quindi il prezzo di mercato sale ancora di più. Poi abbiamo il prezzo minimo garantito, cioè che significa il prezzo minimo garantito? Che se con tutti questi calcoli che sono stati fatti il prezzo industriale scende, per esempio se va a perdere il prezzo mondiale della nocciola, con quel calcolo là siamo al di sotto dell'1,94 che è il costo standard di produzione, noi pagheremo 1,94 più la rivalutazione varietale, più la rivalutazione qualitativa, più l'adeguamento dalla resa standard a quella effettiva. Per cui, supponendo di avere una qualità tipo la TGL, se il prezzo di mercato scende a 1,94 noi pagheremo 2,35. Okay. Poi ci sono gli strumenti forniti da Ferrero, che sono un software di gestione che noi chiamiamo le aggregazioni, per gestire il singolo produttore, quindi per tracciarlo, nel senso che noi abbiamo bisogno, noi non sappiamo chi sono gli imprenditori sul territorio, dobbiamo avere un controllo, no? E quindi questo lo facciamo tramite l'aggregazione con dei software di gestione che diamo gratuitamente all'aggregazione, dove carica tutte le specifiche dei singoli imprenditori, perché il passo successivo, quando i nostri inizieranno a produrre, noi dobbiamo arrivare alla piena tracciabilità della filiera, okay? Quindi siccome è una filiera nuova che nasce deve essere pienamente tracciabile, perché noi dobbiamo sapere lotto per lotto da dove viene, chi l'ha prodotto, possibilmente anche il campo dove è stato prodotto, perché se c'è qualche problema noi dobbiamo rintracciare la produzione, quindi tracciarla per poterla poi rintracciare al contrario. E quindi se uno fa un lotto da 10 quintali, se c'è un problema torno indietro e blocco 10 quintali. Se uno mi fa un lotto da 100 quintali, torno indietro, blocco e distruggo un lotto di 100 quintali. E magari il problema era solo su un quintale. Ok? Quindi più è piccolo il lotto, minimo di tracciabilità, minore il rischio per l'aggregazione. Ok? Allo stesso modo, se uno mi fa un lotto di 100 quintali, ci sono almeno 5 persone dentro, quindi devo bloccare 100 quintali, distruggere 100 quintali, andare a bloccare 5 aziende e vedere se in quale di queste 5 c'è stato il problema. Se il lotto è di 10 quintali sarà un'azienda o magari un campo di quell'azienda o mezzo campo di quell'azienda, e quindi così è tutto molto più semplice e con questo sistema non si ha nessun problema. Ok, anche perché tutti i consumatori vogliono sapere, no? Da dove viene la sicurezza alimentare, si basa proprio sulla tracciabilità della produzione. Okay? E siccome la stiamo implementando ex novo, la facciamo con cognizione di causa e la facciamo partire nel migliore dei modi. E poi abbiamo la formazione dei tecnici dell'aggregazione, che noi formiamo in maniera continua, sia per quanto riguarda la fase di coltivazione sia per quanto riguarda la fase di post raccolta e di gestione e qualificazione della produzione. Poi del dialogo con gli studi finanziari ve ne parlerà
ne parlerà il dottor Caligiuri, e questi sono i numeri di riferimento. Potete andare sul sito www.progettrocciolitalia.it, quindi vi potete registrare, potete chiedere informazioni, potete visionare quali che sono i vivai attualmente accreditati a vendere le piante. Questo è il proverbio, questo è l'indirizzo email, potete mandare delle mail con le vostre domande, poi queste mail me la girano e io poi vi devo rispondere. Quindi se avete qualche domanda, fatela adesso, così evitate che voi vi debba sedere alla scrivania, rispondere, eccetera, eccetera. Quindi io avrei finito, se avete qualche domanda, se no posso tacere con buona pace del direttore che vi controlla. E grazie. È molto diciamo, ti fa capire veramente in bocca col cucchiaino, però chiaramente è molto prolisso e vi garantisco che il suo intervento è stato di un decimo di quello che effettivamente lui è capace di fare, perché anche nel tecnico è in grado assolutamente di scendere. Naturalmente voi nella cartellina vi abbiamo messo anche la scheda per eventualmente fare una manifestazione di interesse. Trovate i riferimenti anche sulla scheda e poi verrete contattati dalla costituente aggregazione, perché come diceva il dottor Adduci, diciamo, l'adesione ha diciamo, un suo percorso che passa anche da una visita sul campo individuato dall'imprenditore per fare l'impianto. Quindi diciamo che il percorso è abbastanza serio ed elaborato. Bene, io proseguirei con gli interventi, che sono questa volta molto più brevi. C'è la dottoressa Milone, che è pronta già da qualche ora, diciamo, a fare il suo intervento. Prego. Buonasera a tutti. La prima parte del mio intervento vuole essere un po' una testimonianza di quello che faccio ogni giorno. Io sono una vivaista e i miei clienti arrivano purtroppo spesso con una domanda che a me non piace. Dottore, cosa posso piantare? Questa domanda è una domanda che implica una mancanza, diciamo, di basi su cui, diciamo, l'imprenditore dovrebbe arrivare dal vivaista consapevole, diciamo, di quella che deve essere la sua scelta, e questo è un grande problema, anche perché per quanto, diciamo, ci possiamo impegnare noi in azienda a fare una consulenza, abbiamo il problema di non conoscere l'ambiente pedoclimatico dell'azienda di riferimento e soprattutto di non conoscere il mercato di riferimento. Mentre la condizione ideale è quella che stiamo discutendo stasera, perché praticamente abbiamo accanto al dottor Adduci dei tecnici nostri che si stanno già formando, e ringrazio ad esempio il dottore De Martino che è in sala, che è uno degli agronomi calabresi che sta già facendo i sopralluoghi in giro per la Calabria e che stanno proprio verificando quindi i vari terreni su cui alcuni imprenditori che hanno già messo in campo il loro interesse per impiantare il nocciolo, stanno appunto verificando quindi l'ambiente pedoclimatico. Ovviamente si parte da quelle carte che avete visto, però poi è necessario che ci sia il sopralluogo proprio per capire se possono esserci le condizioni pedoclimatiche che consentono la coltivazione del nocciolo. E con questo voglio smentire le voci che purtroppo se ne sentono fin troppo in giro, di chi appunto sta dicendo che la CIA, la Ferrero stanno proponendo di piantare il nocciolo in areali non vocati. Assolutamente no, non è né nostro interesse, poi sarebbe anche stupido da parte dell'imprenditore andare a fare un impianto in una zona non vocata, quindi questo assolutamente non è vero, così come non è vero altra fesseria che purtroppo si sta sentendo in giro, che vogliamo imporre all'imprenditore di sostituire la coltivazione delle coltivazioni redditizie con quelle del nocciolo.
nocciolo, assolutamente no. Diciamo che il nocciolo l'abbiamo visto noi come CIA come alternativa a delle colture che in Calabria, ahimè, non stanno dando reddito agli agricoltori, per appunto fare degli impianti in zone attualmente non coltivate. Quindi ecco, queste sono le cose che ci tenevo a chiarire per smentire un attimino le voci che circolano e che non sono assolutamente veritiere. E poi ecco, a parte il discorso agronomico, e vi posso assicurare che il dottor Adduce è stato molto sintetico, perché in altre sedi si è anche dilungato sull'aspetto agronomico, interessante, però poi a fine serata effettivamente risulta un po' pesante, ma che comunque chiunque di voi fosse interessato poi potrà chiedere o direttamente al dottor Adduce o ai nostri tecnici maggiori informazioni. E appunto c'è l'aspetto del contratto di filiera, di cui comunque si è parlato pure stasera. E noi come confederazione ormai da diversi anni abbiamo nel gruppo dirigente, siamo tutti imprenditori agricoli, e quindi la cosa che più ci preme un po' a tutti è quella di tutelare, perché lo viviamo quotidianamente nelle nostre aziende, il reddito degli associati, il reddito degli imprenditori. Quindi questo sicuramente è fondamentale ed è necessario produrre quello che il mercato chiede. Quindi in questo caso se si hanno poi delle garanzie come quelle che il dottor Adduce ci ha praticamente prospettato, è sicuramente una cosa migliorativa. E sono questi, diciamo, i pilastri che ci hanno permesso del progetto, che ci hanno permesso a noi della Confederazione di credere in questo progetto. Sicuramente sappiamo che ci sono dei problemi, uno è venuto fuori, è quello dei cinghiali, e su cui stiamo lavorando non solo, diciamo, perché siamo consapevoli del fatto che possa essere un problema per le coltivazioni del nocciolo, ma perché comunque, a parte i rischi per tutti i cittadini legati agli incidenti che si stanno verificando, ovviamente sono ormai troppi i danni alle coltivazioni e agli allevamenti che si stanno registrando, e su questo siamo ormai da fin troppo tempo dietro la regione, però non abbiamo finora ricevuto le risposte che avremmo voluto. E un altro aspetto critico sicuramente è stato nominato al dottor Adduce, appunto il discorso comunque di massa critica. Cioè, quello che non voglio che emerga stasera è che se dovesse esserci solo uno di voi interessato al progetto, allora non lo possiamo escludere, ma sicuramente le problematiche da un punto di vista logistico, organizzativo, saranno maggiori. E invece ecco, mi auguro che da questa sala possano uscire un maggior numero di imprenditori, proprio perché si possa fare massa critica, ci possa essere l'adesione alla rete di imprese su cui stiamo lavorando e che da qui a qualche settimana, mese, verrà, diciamo, vedrà la costituzione definitiva. E abbiamo scelto non a caso l'area di Soveria proprio perché è un'area vocata, quindi parlo di Soveria ma parlo di tutto, diciamo, l'areale intorno a Soveria. E quindi proprio per trasmettere l'adesione comunque che abbiamo visto stasera, lo dimostra, dimostra appunto un interesse verso questa cultura, quindi noi abbiamo deciso appunto di divulgare questo progetto che la CIA comunque ha sposato, sperando appunto che da questa sala possano venire fuori un numero discreto di imprenditori. Ma poi avete visto, nel senso, ci sono sicuramente delle superfici minime che dobbiamo raggiungere come aggregazione, ma il singolo imprenditore può partire anche con delle superfici piccole. E quindi ecco, spero che ci siano degli imprenditori che vogliano compilare la scheda di adesione che trovate nelle cartelline, proprio per aderire da un lato alla rete di imprese che stiamo costituendo e quindi poi aderire insieme al progetto Nocciolo Italia. Grazie. Bene, Bessa Milone, Mario, Caligiuri. Diciamo, nell'aggregazione, quello che più di tutti si è impegnato al momento anche alla coltivazione del nocciolo stesso, però è uno di quelli che sta veramente dando tantissimo alla nascita di questa aggregazione. Si è
credo abbia girato tutte le aziende, quasi tutte le aziende che allo Stato hanno chiesto, diciamo, di aderire, proprio per, diciamo, anche fare sentire, appunto, da parte di un imprenditore che c'è un interesse, diciamo, che non è quello speculativo, proprio per inversione in virtù di questa cosa. Oltretutto Mario ha la presidenza di un Confidi anche, quindi ci siamo posti il problema come eventualmente sostenere anche finanziariamente l'investimento, anche se non è stato detto, magari poi Francesco rientrerà e mi auguro che qualcuno di voi per esempio gli chieda: ma quanto costa fare un ettaro di nocciolo? Ma glielo possiamo anche far dire a Mario. L'investimento però è stato detto non è eccessivo, diciamo è un investimento alla portata, e evidentemente però assicurare dietro questo investimento e anche alla durata, diciamo, dell'avvio della produzione, che si aggira, come diceva Francesco, supera sicuramente i 5 anni, è necessario, come dire, attivare anche degli strumenti finanziari su cui ci stiamo lavorando e contiamo, diciamo, anche questa di metterla a disposizione di chi aderisce. Mario, non so come più presentarti per farti fare l'intervento. Bene, a presentarmi, perché poi io ricopro, no, una omonimia qui sul territorio, no? Mario Caligiuri è stato il vostro sindaco, quindi concittadino, no? Io sono l'agricoltore però e me ne vanto, anche perché sono un frutticoltore da sempre nella piana di Sibari, opero, sono l'azienda di famiglia che è l'azienda agricola Torre di Mezzo e produco della frutta, degli agrumi, delle pesche. Beh, da qualche mese, da qualche anno eravamo alla ricerca di qualcosa di diverso da poter impiantare nella nostra azienda, e già l'abbiamo fatto qualche mese fa in realtà con il primo campo dimostrativo di nocciolo, proprio perché si sentiva l'esigenza di diversificare su delle coltivazioni diverse che richiedessero anche meno manodopera e che non andassero incontro alle crisi di mercato che quasi tutte le stagioni avvertiamo, sentiamo. Abbiamo impattato quest'anno con la crisi agrumicola, nel 2017 con la crisi della frutta estiva, pertanto inserire e diversificare nella nostra azienda una nuova cultivar dove effettivamente la Ferrero si fa garante di contrattualizzarci nei prossimi 20 anni, quindi il prezzo, quindi il costo, quindi la vendita del prodotto a un prezzo minimo anche garantito, beh, cosa andiamo cercando di altro, di meglio? Noi agricoltori ci siamo sempre lamentati dei vari passaggi di mano che le nostre produzioni ortofrutticoli hanno, no, lungo tutta la filiera. Beh, in questo caso si tratta di metterci assieme e, come dire, consorziarci, aggregarci e andare insieme attraverso questa rete di imprese che andremo a costruire di qui a breve, un contratto con la Ferrero. Quindi è un pro sicuramente avere un contratto ultraventennale, un contratto con un prezzo minimo garantito, una coltivazione facile, ahimè lo dice un frutticoltore che magari di esperienza su altre coltivazioni un pochino più impegnative, però ecco, è vero che è una coltivazione facile, ma bisogna stargli dietro, specie nei primi anni, perché ha bisogno di essere accudita. Lì dove magari il terreno potrebbe presentare delle inefficienze, delle carenze minerali, allora perché no impiantare anche come dire, un noccioleto con dei sessi di impianto particolari e con annesso impianto di irrigazione. Beh, noi in realtà abbiamo valutato la carta climatica della Calabria. Beh, è come, non so, l'altopiano, diciamo, parte l'altopiano Silano, come la zona di Rogliano, Pigliane Grati, che abbiamo già visitato, Soveria Mannelli è al centro di questa nostra attenzione, anche perché c'è una storicità, come ci dimostrava anche questa mattina il preside dell'Istituto Tecnico Agrario, che ringrazio anche per l'ospitalità che ci ha riservato stamattina nell'incontrare i giovani studenti di quarto e di quinto. Ci sono dei contro. I contro, per quanto mi riguarda, sono alle nostre latitudini metterci assieme, fare rete, fare squadra.
Però io credo molto in questo, anche perché vengo fuori da una famiglia che ha fatto sempre aggregazione nella Piana dei Sibari e ci crede molto. È faticoso, ma solo la passione come dire, e il rispetto per i colleghi agricoltori e non agricoltori, aggiungo, perché si stanno avvicinando a questo progetto diverse figure, dai professionisti, come dire, agli anziani che hanno dei terreni, diciamo, non più produttivi o abbandonati, mi riferisco magari a qualche seminativo che non rende più, o proprio all'abbandono vero e proprio, diciamo, dei terreni, o magari concessi a dei mezzadri che in realtà non riescono neanche a garantire un minimo di ricavo per andare a coprire quei costi di gestione e di pulizia dei terreni. Il nocciolo si presta a questo tipo di, come dire, molto di recupero dei terreni marginali, che però abbiano certamente delle caratteristiche, abbiano disponibilità idrica, abbiano delle leggere pendenze, cioè dovranno essere meccanizzabili, perché di qua al quinto anno da quando si impianta poi, ecco, dovranno esserci dei macchinari. Sicuramente il consorzio che andremo a creare si doterà di alcune infrastrutture e attrezzature necessarie per la raccolta, per lo stoccaggio e anche per la, come dire, una prima essiccatura del nocciolo. Però ecco, è importante che il soggetto col quale mostra interesse a questa nuova coltivazione davvero entra in gioco e si rende conto a fianco a noi, con i tecnici che abbiamo formato già da diversi mesi, che andando sulla zona più vocata d'Italia a livello produttivo, quella del Viterbese, affinché ecco, davvero si entra nel merito e si capiscono, come dire, le potenzialità di questa nuova coltivazione. Beh, parlando di investimento, Franco, è una cultura che richiede pochi capitali. In economia un agricoltore tranquillamente riesce a spendere 3-4 mila euro per ettaro. Soltanto l'investimento iniziale delle piante, che costano mediamente dalle 2,50 euro alle 2,80 euro, e considerando un sesso di 5x3, parliamo di un investimento alla fine di circa 2.000 euro, non di più. Un livellamento, una aratura, una ripatura del terreno alla fine potrà incidere, un raffinamento del terreno, altri 1.500 euro. Quindi capite bene che siamo arrivati ai nostri 4.000 euro per ettaro. I primi anni, i primi tre anni, ecco, l'impegno sarà nell'allevare e favorire la vegetazione di questa coltivazione, eliminando i polloni per tempo. Quindi quello è il maggior tempo e impiego di manodopera su questo tipo di coltivazione. Al quinto anno, ecco, si potrà già raccogliere, dove mediamente una pianta alla sua massima produzione, che sarà l'ottavo anno mediamente o il nono, produrrà 5-6 kg per pianta. Quindi capite bene che si riesce tranquillamente con l'investimento di 500-700 piante, mediamente considerando un sesso medio, arrivare alla produzione dei 30 quintali per ettaro. Beh, il dottor Aducci è stato molto cauto nel parlare di rese per ettaro, però tranquillamente negli nostri areali, avendo in dotazione un buon impianto di irrigazione e anche un sistema, come dire, di fertirrigazione che ci potrà in qualche modo assistere la pianta nei periodi di maggior fabbisogno idrico, da maggio diciamo a luglio, piuttosto che effettuare anche delle fertirrigazioni nel mese di ottobre, subito dopo la raccolta, in realtà potrà permettere davvero una crescita repentina di questa pianta, affinché si potranno anche raggiungere i 40 quintali per ettaro. Beh, 40 quintali per ettaro, avete visto un prezzo medio di 2,50 euro, 2,70 euro, ma anche 3 direi, no? Arriviamo a una PLV di 12.000 euro per ettaro. Beh, 12.000 euro per ettaro con 3.000 euro di costi, fatevi voi i conti quali sono, nel senso che sicuramente si potrebbero arrivare a 7-8.000 euro di guadagno per ettaro. Beh, oggi una coltura con un basso investimento iniziale,
che potrà garantire nei prossimi 30-40 anni un reddito del genere, sfido chiunque altri a trovarne, con un impiego di manodopera basso e con, anche in termini di unità lavorative, perché poi il tutto è meccanizzabile a parte della raccolta, beh, è davvero un investimento che potrà anche valorizzare i terreni marginali che ci dicevamo, perché anche gli stessi acquisiranno un notevole anche, come dire, valore. Si parla oggi di oltre 60-70 mila euro per ettaro i terreni che sono magari nella zona sia di Alba che di Viterbo, contro magari dei seminativi che hanno oggi dei costi da 5-10 mila, irrigui da 5-10 mila euro per ettaro. Quindi capite bene che significa ritornare alla terra, valorizzare i terreni e non lasciarli in cotto e creare reddito. Quindi questa è la sfida che in realtà mi vede impegnato insieme alla CIA, partner di questa importante iniziativa. Devo dire, non è il primo seminario, forse è il settimo, l'ottavo che facciamo da ottobre, perché il lancio del progetto è avvenuto a ottobre, il 9 ottobre lì presso la nostra azienda, eravamo in 400 persone circa. Dopodiché, ecco, siamo presenti sul territorio e raccogliamo le stanze in seguito a questi seminari che stiamo svolgendo un po' in tutta la Calabria. Dietro, ecco, ho una telefonata, o la compilazione di quella manifestazione di interesse che avete nelle cartelline. Parlando anche del credito, sì, mi occupo anche di Agrifidi, è un consorzio di agricoltori che garantiscono un miglior accesso al credito ai colleghi, quindi dando delle garanzie, perché abbiamo un patrimonio di garanzie, dove anche la Regione su questo si sta impegnando nell'ultimo periodo, anche perché sul credito davvero c'è da fare tanto. Beh, che cosa facciamo? Noi stiamo studiando un prodotto ad hoc affinché nei primi anni che come dire, il nocciolo non entra in produzione, tutti quei costi dall'impianto iniziale, abbiamo quindi, ripeto, dalle 4-5 mila euro per ettaro iniziali e i 1.500 euro annui, massimo 2.000 per la conduzione, questo strumento finanziario potrebbe agevolare lì dove ci siano le necessità, come dire, l'investimento e l'entrata a regime dell'impianto stesso, senza stravolgere diciamo, nessuna economia aziendale, di famiglia, perché poi in realtà l'investimento è modesto, però ecco, fondamentalmente lì dove abbiamo già un'azienda avviata, effettuare una piccola diversificazione, già un'azienda di cetra che fa ortaggi piuttosto che anche, come dire, forestazione, ecco, impiantare i primi pochi ettari, quindi un paio di ettari per volta, e man mano li porta a regime, ecco, ritengo che non abbia neanche bisogno di strumenti finanziari, quindi di capitale di terzi. Su questo quindi invito a fare anche delle domande, siamo a vostra disposizione, perché no, è davvero, non c'è di meglio oggi fondamentalmente sul mercato. Se vedete altre come dire, industrie dolciarie italiane stanno facendo altri contratti, come dire, a partire dal nord Italia, perché l'interesse delle nocciole è quello davvero di fare una nocciola di qualità. È un prodotto italiano, noi siamo già bravi a farlo in altre culture, perché non differenziare su una cultura meno impegnativa, che ha una durata anche nel tempo, ha una shelf life molto lunga, non parliamo sicuramente di fragole o di pesche o di agrumi, no? Quindi ci permette anche una gestione comoda, no? nella vendita, nello stoccaggio, una volta essiccata logicamente. Quindi è una coltivazione che è vero avrà i suoi massimi risultati, diciamo, dal decimo anno in poi, però ecco, potremmo anche garantire del reddito ai nostri figli e ai nostri, no, fratelli minori, perché no, e valorizzare magari i terreni di famiglia che abbiamo in eredità. Tutto qui, io lascerei un attimo le parole, come dire, delle domande alla platea, fossero richieste ulteriori passaggi. Grazie Franco. Grazie Mario, come vedete, diciamo, siamo, come dire, in possesso di tutte le informazioni che necessitano a chi si avvicina a volere entrare, diciamo, in questa aggregazione e
con noi proseguire il cammino. Voglio ringraziare, qua mi sono dimenticato prima, il dottore Celi, che è il presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Catanzaro, che non è presente con noi per altri impegni, però ha divulgato questo seminario agli iscritti all'ordine, e inoltre è in corso l'accreditamento del seminario stesso per il riconoscimento dei crediti formativi. Se ci sono tecnici, e lo sappiamo che ci sono tecnici in sala, abbiamo un registro da farvi firmare e rilasciamo anche un attestato di partecipazione, perché mi sembra che il livello del seminario che abbiamo tenuto e che stiamo tenendo, diciamo, sia degno di assoluta considerazione anche da parte dell'ordine. Se c'è qualcuno di voi che, diciamo, non ha capito qualche passaggio o ha una ulteriore curiosità da volere diciamo soddisfatta, sapendo che c'è un sito della Ferrero, potete utilizzare l'email della Ferrero, ma anche quella che trovate nella manifestazione di interesse, per eventualmente poi non solo chiedere di essere sentiti per eventualmente fare l'investimento, ma anche per chiarire i vostri dubbi, potete farlo. Però adesso ci avete tutti quanti qua a vostra disposizione, eventualmente. Sì, dottor Adducci, lo vedi che è là, che sta, è pronto eventualmente anche a rispondervi, ma questa volta lui vuole vedere da dietro tutta la platea, è tattica la sua seduta là dietro, che lo conosco bene. Per cui se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, c'hai da aggiungere? Beh, un vostro concittadino acquisito, il dottor Potrino Giuseppe, ha realizzato già il primo mezzo ettaro, giusto, qui nel comune di Soveria, dove oggi abbiamo visitato anche il suo corrileto, è già partito fondamentalmente. E quindi, come dire, abbiamo già, ecco, voglio specificare, abbiamo già richieste per la realizzazione di 70 ettari in Calabria. Quindi al primo obiettivo dei 100 ettari ci siamo quasi arrivati, ecco perché nel corso della primavera la rete verrà costituita e partiremo con i primi agricoltori ad aggregarli, che hanno già piantato o stanno lì per piantare. Quindi il progetto in realtà è già partito, materialmente non abbiamo la società di scopo già realizzata, ma è in itinere, ecco. Ci tenevo a specificare. Lei è una divulgatrice dell'ARSAC pure? No? Ah, bene, bene. Allora, voglio premettere una cosa. Noi però adesso utilizzo il sentono meglio, va. Sì, allora voglio fare una premessa. Noi, il nostro progetto non vuole in alcun modo sostituire cultivare con altre, ok? Per cui lungi da noi dire estirpate un castagneto, estirpate un oliveto, estirpate un pescheto e mettete il nocciolo. No, noi diciamo, nell'ottica di un processo di diversificazione aziendale, che è il segreto per tutte le aziende per mettersi in sicurezza di fronte, come dire, a un mercato così veloce nei cambiamenti, diciamo, ok, voi avete un terreno, magari il vostro pescheto è arrivato a fine ciclo, ok? Lo dovete spiantare, in quel caso dovete decidere, state vagliando le possibilità delle cultivar da introdurre in azienda, potete considerare il nocciolo. Se avete il castagneto non si elimina un castagneto, per esempio, per mettere un noccioleto, perché noi diciamo sempre il noccioleto è per i figli, il castagneto è per i nipoti. Se uno mette un castagneto non lo elimina mai. Assolutamente, al di là del cinipide lo può reinnestare, eccetera, eccetera, ma noi non diciamo questo, non siamo venuti qua a dire
sostituiamo. No. Siamo venuti qui a dire, avete esigenze di diversificare? Bene. Un'alternativa può essere il nocciolo. Niente di trascendentale. Non sentirete mai da me dire, che fate ancora con i peschetti? Levateli tutti e mettete il noccioletto. No. Se avete l'esigenza, ho capito, se avete l'esigenza di diversificare, lo fate, sappiate che c'è un'ottima alternativa per la diversificazione che è garantita da un contratto. Ora, perché il contratto, e noi sappiamo bene che è un volano di sviluppo il contratto, quando uno ha deciso di mettere il nocciolo, come è successo per altri cultivar, no? Facciamo un esempio, non voglio scendere nel dettaglio, però per esempio il melograno, no? Mettiamo il melograno, oppure mettiamo il bambù gigante, oppure mettiamo la paulonia, oppure mettiamo... Che succede? Siccome è una cultivar di medio-lungo periodo, noi dovevamo dare la garanzia all'imprenditore di poter ritrovare le stesse condizioni di mercato che lo hanno spinto a impiantare. Altrimenti si rischia che metto il nocciolo perché magari spinto dal prezzo che c'era 3 anni fa a 4 euro, ok? Quando il nocciolo arriva in produzione, magari a 2,20 euro. Dice, e allora è cambiato il mondo, no? Invece noi diciamo, il contratto è un paracadute per far sentire più sicuri coloro che decidono di fare un investimento di medio-lungo periodo, perché sanno che c'è un prezzo di mercato, potranno già parametrare il proprio investimento sulla base di quello che viene stabilito, okay? E quindi è una sicurezza. Poi non abbiamo messo penali per gli agricoltori o per le aggregazioni che vogliono decidere di uscire dal contratto, ma per una cosa molto semplice, perché il nostro non è un contratto di fornitura, prevalentemente è un contratto di filiera che serve a far sviluppare un settore. Ora, se l'imprenditore se ne esce, noi siamo pienamente consapevoli che qualcuno che ha impiantato poi se ne uscirà, ma a noi non interessa, non perché non ce ne frega nulla, tra virgolette, fatemi passare il termine, perché noi sappiamo che questo contratto ha spinto gli imprenditori che magari già avevano l'intenzione di impiantare di farlo con la sicurezza del contratto. Poi, una volta impiantato, non sarà quest'anno, non sarà l'anno prossimo, ma l'anno prossimo ancora c'è una probabilità che le sue nocciole, per esempio, le possiamo acquistare noi, okay? Se lei non pianta, questa probabilità è zero, okay? Io so che noi stiamo facendo questo contratto, magari spingiamo le persone a impiantare e agevoliamo anche i nostri competitor. Va bene, l'importante è che ci sia materia prima di qualità da poter acquistare. Quando c'è per tutti, quando non c'è non ce n'è per nessuno. Quindi questa è la nostra logica comportamentale. Non siamo venuti qui però a sostituire una cosa per un'altra. Quindi il nostro progetto è sostenibile sotto tutti i punti di vista, anche sotto questo, perché sennò succede. Come no? Anche tre. Per rispondere però alla signora, finora circa 10 ettari sono stati impiantati, la gran parte erano seminativi, tutti. Sì, vabbè, ma è normale. La nostra azienda Caligiuri aveva detto perché, quindi per dire, no, in fine carriera, abbiamo detto, siamo a nocciolo. Altri invece agricoltori hanno in testa qualcosa. Sì, beh, terreni che non vengono utilizzati, che sono utilizzati a cereali di collina, media collina, vengono valorizzati con una coltivazione del genere, ma penso anche con qualsiasi altro. Sì, sì, basta che non mi dice, basta solo che non mi dice che il senatore Cappelli è una varietà autoctona. No, assolutamente no. Ma sì, ma allora io sono per la diversificazione. Se lei mi dice che la sua azienda o le aziende degli amici che sono qua stasera riescono benissimo a diversificare in altro modo, io le dico, tra le opzioni di diversificazione c'è anche il nocciolo. Non sto dicendo che il nocciolo è una panacea di tutti i mali, che se lei ha il raffreddore impianta il nocciolo le passa immediatamente, assolutamente, come tutte le cultivar ha le proprie difficoltà, eccetera, eccetera. Io le sto esponendo una prospettiva di business, nel senso di dirgli che noi rispondiamo alle tre domande, anzi alle due domande principali che ogni tecnico che si possa definire tale si deve porre quando fa un business plan, cioè cosa fare, a chi quando produrre e a chi vendere. Ok, noi a chi vendere
lo abbiamo, cosa produrre e a chi vendere, l'abbiamo già esaurita. Io quando facevo il libro professionista, quando dovevo fare un business plan, la mia incognita principale era che prezzo di mercato metto per fare le proiezioni a 15 anni? E nella maggior parte delle ipotesi erano prezzi inventati per far reggere il business plan, per prenderti il famoso contributo. Questa cosa qua, se io l'avessi avuta da libro professionista, sarebbe stata una passeggiata fare il business plan, perché sai più o meno i prezzi che si sono verificati negli ultimi 15 anni, hai il prezzo medio di quel 30%, puoi proiettare quale sarà il tuo reddito per i prossimi 20 anni. E lei mi deve trovare un'azienda che ha fatto questo, non in Italia, in Europa, che è uscita con un contratto del genere. E io penso che possiamo anche sbagliare, però, come dire, siamo stati gli unici adesso a fare una cosa del genere. I nostri competitor fanno i contratti annuali, anche sul grano. Si è parlato tanto di fare dei contratti pluriennali, quando poi si arriva al dunque, che c'è la pressione delle navi del Canada, questi contratti spariscono comunque spariscono, e il grano è sempre lì a segnare il passo a 18, a 20 euro, 21 euro, 22 euro, ok? Tanto c'è la PAC e le persone ci rientrano, se non ci fosse la PAC, quindi il noccioleto si regge, è un investimento che si regge da solo, anche senza la PAC e anche senza i contributi, tant'è che chi fa nocciolo continua a farlo e lo farà sempre di più. E chi ha terreni, perché chi conosce il business del nocciolo lo sa benissimo, il Lazio cresce di 1000 ettari all'anno con o senza di noi, il Piemonte lo stesso, con o senza di noi cresce 1000 ettari all'anno, e l'assofrutti per esempio, che è l'aggregazione colidicola più grossa d'Europa, ha firmato il contratto. L'Asco Piemonte ha firmato il contratto, quindi per firmarlo delle aggregazioni storiche con cui noi abbiamo dei contratti di fornitura in essere, se no ci avrebbero fatto una capoccia così. Se questo contratto per chi è del mestiere non fosse stato conveniente, ci avrebbero distrutti da un punto di vista, mediatico. Chi fa nocciolo? Poi chi fa chiacchiere? È normale che ce l'ha detto di tutti i colori, però chi fa nocciolo e produce se ne è guardato bene da non sottoscriverlo, ok? Perché sa benissimo che ci sono stati i tempi d'oro del nocciolo a 4 euro, però ci sono stati pure i tempi del nocciolo a 1,70. E quindi a uno che fa nocciolo da una vita, se gli dici ti do il prezzo minimo garantito a quel prezzo là, quello dice dov'è che firmo subito? Ma quando si è realizzato? E prima? No, allora, il prezzo medio, se tu lo fai sui 4 anni, se tu fai il prezzo medio degli ultimi 3 anni è 3 euro, 3,20 euro su tutte le varietà. Se lo fai su 10 anni è 2,70, se lo fai sui 15 anni è 2,50 euro. Però giustamente l'agricoltore si ricorda come quando ci ricordavamo il grano a 50.000 lire. Tutti quanti si ricordano i prezzi quando sono alti. Però se uno va a fare, siccome oscilla molto, se uno va a fare la media, perché la media bisogna fare quando si parla di prezzi, non ti puoi riferire, io non posso fare un business plan con le nocciole del 2014 a 4 euro. È un prezzo che si è verificato allora, ci sarà ciclicamente, ma si verificherà dopo 10 anni, a meno che, come fanno i caprolatti, ogni caprolatto tutte le mattine si alza e prega che in Turchia avvenga una gelata, tutte le mattine sistematiche. Poi c'è quando il signore, esaudisce il desiderio e fa fare una gelata, e c'è quando gelata non ne fa, e questo è il problema. Quindi quando c'è stata la gelata in Turchia i prezzi sono arrivati alle stelle, come tutti, cioè se non arrivasse più il grano dal Canada. Tu vuoi che il grano italiano non arriverebbe al prezzo giusto a cui dovrebbe essere pagato? Penso di sì. Lo stesso vale pure per la Turchia. Ora Erdogan sta facendo una politica di controllo del prezzo, quindi ritirando le nocciole dal mercato per determinare l'incremento.
Noi non fa paura, noi abbiamo pagato anche le nocciole quando andavano a 6 euro. Il problema sono è degli altri. Per noi, che paradossalmente, se la nocciola arriva a 4 euro, per noi è gravoso da un certo punto di vista, però ci fa fare piazza pulita, no? Dei nostri concorrenti che stanno lì. Quante aziende hanno dovuto cambiare prodotto da inserire nei propri prodotti, quindi non più utilizzare la nocciola, utilizzare la mandorla, utilizzare un'altra, cambiare proprio prodotto perché non avevano più materia prima da metterci dentro. Per noi è stata la pulizia, diciamo, di mercato enorme quando c'è stata quella cosa. Perché? Perché non abbiamo mai, abbiamo sempre puntato sulla qualità dei prodotti e mai, come dire, affogato il produttore della materia prima. Perché per noi il business sta nel prodotto finale, non nell'acquisto della materia prima, che sono due cose completamente diverse. Come no? Ah, è un sindaco giovanotto. Intanto sarò velocissimo. Intanto ringrazio per l'invito, Maria Grazia, che ha insistito molto con tutti i sindaci perché ci teneva che partecipassimo. E quindi ringrazio anche per l'opportunità di questa sera. Ringrazio voi. E come dicevo, come sindaco, mi è venuto giusto così un quesito. Non lo faccio come cittadino, come allevatore, come agricoltore, perché non sono agricoltore, non lo faccio come semplice cittadino, ma come sindaco. Intanto noi ci siamo impegnati, comuni, almeno questi limitrofi, a fare delle delibere di consiglio per contrastare il problema dei cinghiali. Quindi abbiamo fatto delle delibere indirizzandole al Consiglio regionale, sensibilizzando anche altri comuni affinché deliberassero, perché effettivamente è un problema anche di sicurezza, oltre che è un problema per quanto riguarda tutti gli allevatori e tutti gli agricoltori. Poi la domanda che mi veniva era, molti comuni hanno dei terreni incolti, no? Che potrebbero eventualmente trovare un maggior utilizzo, un miglior utilizzo, dato che magari sono abbandonati, sono incolti. C'è la possibilità eventualmente in questo vostro progetto, avete valutato, avete pensato anche per i comuni poter aderire? Se sì, eventualmente in che modo? Dando un comodato d'uso, potendo eventualmente aderire in prima persona, sottoscrivendo la manifestazione di interesse, perché poi anche avendo l'accesso al credito eventualmente si potrebbe ragionare su cooperative sociali e quant'altro. Questo dato che parlate di un numero minimo di ettari di terreno, laddove i comuni hanno dei terreni incolti potrebbero contribuire anche a sostenere concretamente il raggiungimento di questo obiettivo di terreno minimo, insomma, no? Quindi questa è giusto un'idea che mi è venuta così, una curiosità. Prego. Grazie sindaco, io l'ho chiamata Giovanotto, penso abbia fatto piacere, no? non era per sminuire il suo incarico prestigioso. Sicuramente su questa questione dei cinghiali, io spero ogni volta che vado in qualche incontro, spero tanto che non esca fuori l'argomento, ma è diventata un'ossessione. Sappiamo benissimo che però è un problema generale, nazionale, perché ancora la fauna è governata da una legge che quando andava protetta, e per cui tutte le azioni che si possono fare devono comunque attenere all'elemento protezione. Non hanno considerato, quando è stata fatta la legge, che il numero di questi selvatici potesse oltrepassare la soglia della sostenibilità come oggi. A parte, ha accennato il sindaco a un problema di sta venendo fuori anche un problema sanitario, no? Per via della tubercolosi, ho capito, dico, sia problema di, l'abbiamo visto l'altro giorno, c'è stato un incidente molto grave, non è avvenuto qua da noi, però vi posso garantire che in alcune aree, ad esempio delle serre vibonesi, gli incidenti con i cinghiali anche qua sono ricorrenti, magari non ci scappano morti, però danni alle auto che vanno fuori strada, eccetera, eccetera. Però c'è anche quest'altro problema che si affaccia. Per cui noi, come CIA, siamo
proprio in maniera lapidaria per l'eradicazione di questi animali dai posti dove non c'è la vocazionalità. Perché non è solo un problema, come diceva Adduci, di come dire, aumento delle foraggere, del mangiare, e per cui aumentano conseguentemente anche loro. Parliamoci chiaro, sono stati immessi nel territorio, no, anche oltretutto sono stati immessi in un numero sicuramente superiore a quello che poteva essere, diciamo, il territorio stesso poteva ospitare, ma anche specie che non erano autoctone, magari dalla Serbia, dal Montenegro, che diciamo addirittura hanno triplicato, quadruplicato il numero di suinetti che per cui diciamo la popolazione di questi selvatici ha superato la soglia della sostenibilità. E noi diciamo che non possono essere, e mi scappa la parola, il governo di questi selvatici non può essere affidato agli hobbisti, ai cacciatori. È un problema che deve essere affidato alle autorità, se del caso anche ai militari, diciamo noi, laddove vanno eradicati e vanno diminuiti di numero. Ecco, questo è quello che diciamo. Poi possiamo dire di tutto, oltretutto questi benedetti cinghiali si sono incrociati nel tempo anche con i suini domestici, per cui li vediamo in spiaggia, li vediamo per le vie, anche a Roma l'altra volta sono vicino a Tor Vergata, sono stati che questi scorazzano nella spazzatura, perché non hanno paura dell'uomo, perché diciamo hanno anche queste origini. Quindi sugli ungulati e sui selvatici e sui cinghiali stiamo veramente cercando di fare di tutto di più, ma se non modificano la legge nazionale, anche la regione, bisogna dirlo, diciamo, può fare tanto quanto. Può fare tanto quanto. Quindi a breve anche noi presenteremo, stiamo lavorando su un progetto di legge che modifichi la legge nazionale, anche se quando vai a toccare una legge dell'ambiente si scatena il finimondo, però lo faremo, perché veramente non ne possiamo più che alcuni si divertono e altri invece gli pagano da mangiare a questi, a parte i danni, diciamo, anche fisici e sanitari che procurano. Un'altra cosa è quella dei terreni che i comuni possono avere a disposizione e che, diciamo, potrebbero essere utilizzati, no? Abbiamo parlato di terreni marginali, tra virgolette, di cui io marginali non è che possiamo dire se sono come il terreno che mi ha lasciato mio nonno, è andato in America, lui era pecoraro, è rientrato, che si è andato a comprare, che se tu vai a zappare in piedi non ti devi piegare neanche di un millimetro, 30% di pendenza, e là non ci puoi fare nulla, cioè marginali, perché magari nel tempo o sono stati abbandonati perché abbiamo avuto una spopolazione, diciamo, molto consistente, la gente è andata via, o perché sono stati, diciamo, si sono trasferiti a fare altre attività e quindi potrebbero essere ripresi. È vero, tanti comuni hanno dei terreni, ma direttamente il comune non può intervenire in questa aggregazione. Ma sicuramente, per esempio, potrebbe individuare questi terreni e metterli a bando, ad esempio, per i giovani sotto i 40 anni che volessero utilizzarli, sapendo che dietro però ci deve essere un progetto economico, non è un progetto sociale. Perché noi di progetti sociali abbiamo visto nascere e morire troppe aziende, e questa cosa non la vogliamo. Ci deve essere un progetto economico che deve avere una sua sostenibilità attraverso un business plan che sia, diciamo, fatto come si deve e possa garantire. Perché inserire un noccioleto in un'azienda già produttiva
come diversificazione, allora interviene ad incrementare il reddito di quell'azienda, inserire ex novo un'azienda di Noccioleto, a meno che non c'hai qualcuno alle spalle che ti finanzia per 7-8 anni prima che questo entri in produzione. Io la vedo 5 anni, va bene, 5 anni, io la vedo, la vediamo abbastanza dura, quindi non è l'Eden, non stiamo somministrando, diciamo, la medicina salvavita agli agricoltori, stiamo dicendo che c'è un'opportunità, questa opportunità è garantita da un'azienda seria quale è Ferrero, riconosciuta in tutto il mondo, abbiamo verificato il contratto ed è un contratto serio. Oltretutto voglio ricordare alla mia collega che è intervenuta prima che noi ci siamo, insieme alla sua organizzazione, ci siamo ad esempio battuti perché per la misura 4.2 che riguarda, no, gli investimenti dell'agroindustria, si dessero i finanziamenti solo se c'erano i contratti con i produttori. Perché senza contratto nessuno poteva accedere a questa misura. Oggi a noi questo è quello che in un certo senso ci garantisce, avere la possibilità di un contratto con un prezzo minimo garantito e la serietà che può dare Ferrero. Dopodiché che facciamo? Trasformiamo in Noccioleto la Calabria? No, non esiste proprio. Abbiamo trovato appunto la panacea a tutti i mali? No, abbiamo messo in piedi un'opportunità che pensiamo possa rappresentare per tanti agricoltori e tanti giovani una opportunità per integrare il reddito aziendale. Ecco, questo è, e ci mettiamo la faccia, dopodiché siamo sicuri che con tanto impegno e molta fatica qualcosina la riusciremo a portare a casa, non per noi perché fino ad oggi ci abbiamo solo rimesso, però devo dire che io ci abbiamo rimesso qualche quattrino, ma ci abbiamo guadagnato in conoscenza, rapporti e cose che senza questa avventura noi non avremmo mai avuto modo di sapere e di avvicinare. Ecco, questo è quanto. La mia non era una arringa finale, per cui se qualcun altro di voi vuole ha qualche altra curiosità, prego. C'ha bisogno del microfono? Okay. Dal vostro termometro, compreso quello del dottor Antichi, voi pensate che sono pochi o sono tanti per tutta la Calabria di questa? Perché dico questo? Quante aggregazioni secondo voi potrebbero nascere in Calabria? Cioè, sarebbe opportuno intensificare gli incontri e fare, per esempio, un'aggregazione di 500 ettari sul Lametino, 500 ettari sul Regino e 500 ettari sul Cotentino? Oppure secondo voi bastano 500 ettari e si fa una sola aggregazione? Beh, per quanto... Perché io immagino che ogni aggregazione poi abbia delle ottime opportunità dopo. Quindi avere un'organizzazione, un'aggregazione, come si chiamata, in un territorio più circoscritto, penso che poi ci siano altre opportunità per poter ottenere anche gli altri contributi da parte degli enti pubblici. Noi diciamo, allora, quando abbiamo fissato come progetto la soglia minima di 500 ettari, perché abbiamo valutato che 500 ettari è la superficie minima che l'aggregazione debba avere per computare sul credito. Al di là poi il discorso del contratto di service, eccetera, eccetera, però ovviamente quindi l'obiettivo minimo da raggiungere per poter mantenere il contratto di 500 ettari, noi non abbiamo dato invece un obiettivo massimo. L'aggregazione che farà il dottor Caligiuri si pone come obiettivo 1000 ettari, si pone 1000 ettari, però l'importante è che realizzi per noi la dimensione minima, perché altrimenti si rischia che noi diciamo, potevamo dire fate l'aggregazione di 100 ettari, poi questi 100 non erano 100, magari erano 50, alla fine saremmo arrivati a contrattualizzare il singolo imprenditore, ed è difficilissimo, perché per fare 500 ettari almeno 200-220 ce ne vorranno sicuramente.
non li potrà realizzare nel nord della Calabria, ma si dovrà spostare in altri comparti. Se poi loro individuano una zona che per noi, per esempio, perché nella piana di Gioia Tauro, per esempio, lei ha parlato di questo, giusto? Io adesso dobbiamo andare a vedere se ci sono le caratteristiche climatiche per poter realizzare questo. È al limite, non c'è. Poi ovviamente se sono dei terreni che vengono individui, piani gialli, che vengono utilizzati per fare. Le vacche sacre, lo so, le vacche sacre. E praticamente se ci sono, c'è la possibilità di fare più coltivazioni in una annata, è normale che uno non va a proporre il nocciolo, per quello di guarda e ti dico, ma che stai dicendo? Questo è ma neanche io ci vado, come non andrei nel metabolino della Basilicata a dire mettete il nocciolo, ammesso e non concesso che ci fossero le condizioni climatiche idonee per poterlo fare. Ovviamente il nocciolo si sposta leggermente, no? Verso l'interno, sia per una questione climatica in termini di ore di freddo, e sia per una questione di reddito comparabile. Il nocciolo non lo puoi comparare con una fragola. Però Francesco, è stato chiarito che la dimensione dei 500 ettari, diciamo, attiene a un calcolo economico di convenienza per l'aggregazione stessa. Ad esempio la rete che è stata contrattualizzata in Basilicata si è posta l'obiettivo di arrivare a 1800 ettari. 1500, vabbè, non è che cambia molto, 1500 ettari. Per cui se noi ci impegniamo sui 500, riusciamo ad arrivare a 1000, che ben venga, diciamo, non c'è un problema. Prego, il signore la sa. Ormai è l'unica organizzazione calabrese che può portare avanti questo discorso. È giusto, è quella che ci sta credendo. Dopodiché, se ci sono altre, prego, non ci sono problemi. Noi non abbiamo precluso la strada a nessuno, ci stiamo mettendo la faccia, però. Se ci sono altri che insieme a noi vogliono scommettere in questa cosa, assolutamente non precludiamo nulla a nessuno. Anche su Arsac stiamo avendo ad esempio delle collaborazioni per quanto riguarda pure dei campi sperimentali. Ma perché l'interesse può essere complessivo e generale, però io posso parlare dei miei che su questo ci stanno mettendo la faccia, ma se altri... non è che stiamo dicendo no, siccome tu non sei CIA no, non ti puoi impegnare. Per quanto ci riguarda è aperto, però è una cosa che stiamo facendo noi. Se vogliono entrare altri, la porta è aperta, il mio amico Aceto quando vuole a disposizione. Chi era il signore là che voleva? Allora, abbiamo utilizzato abbiamo fatto una valutazione multicriteriale, quindi partendo dai parametri metodologici, quale può essere la SP, per esempio la quantità di argilla, il calcare totale, il calcare attivo, poi abbiamo utilizzato la profondità utile alle radici, il rischio tensione, le figure delle mostre, che si possono trovare diciamo, nel profilo, quello che c'è più, vado così a memoria velocemente, la velocità, il vento. La CSC, la sostanza organica. Sulla parte di questo, la Calabria. No, sulla Calabria non è stata fatta una carta di attitudine pedologica, è stata fatta l'attitudine delle ore in freddo, una carta di attitudine delle ore in freddo per verificare secondo sia la metodologia di Weissenberg sia quella del coordinato Utah per vedere i due algoritmi. Per vedere e confrontarli ovviamente, per vedere quali erano le zone dove si raggiungevano le ordini freddi e benissimo la letteratura. Ovviamente tutto è stato parametrato con il DEM, no? per far sì che la temperatura, cioè quando è stato spazializzato il dato puntuale della stazione, è stato fatto diciamo tenendo conto della quota. Questo per verificare che al sud, più che fare una carta dei suoli, l'attitudine pedologica, per me è stato molto più importante fare, e poi la possiamo anche realizzare nel prossimo futuro, e definitivo. È stato più utile fare una carta climatica e di attitudine climatica.
per il suolo, magari se tu ti basi su una carta del suolo, perché poi le carte di attitudine si basano sulle carte sulle cartografie di suolo regionali, che generalmente sono 1-250.000, per cui il dettaglio aziendale non c'è. Quindi magari il suolo lo puoi trovare, può essere idoneo o non idoneo, ma se le ordini freddi non ci sono e basta, quindi non è che puoi operare e cercare di correggere in qualche modo, o c'è o non c'è, poi si può discutere su utilizzare dei, come dire, dei prodotti per ridurre le condizioni di freddo della pianta, però già stiamo arrivando in una sorta di sofisticazione, a nocciolo, meno mano ci mettiamo e meglio è, perché maggiore il reddito. Se poi dobbiamo sofisticarlo per trattarlo al pari delle altre culture, lo possiamo anche fare. Il reddito è sempre quello, più o meno il bimbo più si riduce la redditività. Quindi, per cui fatelo, cioè se dovessi farlo vicino al mare, ci penserei al sud. Io ho visto pastorelli produrre vicino al mare, ma se dovessi dire a uno di voi andate in piantare, per esempio, alla Vecchia, là magari potete pure produrre, però io non ve lo posso dire questo, perché io mi baso su un dato di letteratura che finché non ne uscirà un altro, io mi devo basare su quello, altrimenti rischio di venire qua a prendere le aspirapompe, siccome poi l'investimento lo fate voi e l'azienda è piena la serietà, noi vi dobbiamo dare i dati che sono attualmente disponibili. Nel senso che al sud si può partire, al sud si può arrivare a superare benissimo il 1000 euro. Questo lo posso dire assumendo che anche la responsabilità di quello che si è. Una cosa del genere non la potrei dire, che ne so, partendo già dal Lazio in su, non la potrei dire. Però al sud, per esempio, l'ho visto l'azione di produrre a 800 metri, ho visto l'azione di tira produrre a 1224 metri, che ho preso il punto del GPS. Il nocciolo teme più il caldo che il freddo, perché comunque è una pianta che ha bisogno di una certa umidità, se non c'è a livello ambientale piena di informine con l'irrigazione, qui abbiamo anche gli effetti di irrigazione, però l'irrigazione per quanto possa essere performante, l'irrigazione a goccia, non può che interessare al massimo, se tutto va bene, un 27-28, massimo 30% dell'apparato radicale. Dopo grasso che cola, per cui l'irrigazione va sempre guardata in un'ottica di, diciamo, di restituzione piuttosto che di soddisfacimento a pieno del fabbisogno idrico della pianta. Si dice questo, fisiologicamente dice qualcosa di neutrale, anche perché la pianta utilizza il 90% dell'acqua per termoregolarsi e il 10% tra anche di meno che viene incorporata nel e l'acqua è fondamentale soprattutto per fare veicolare, i nutrienti che vengono assorbiti per la maggior parte dei casi del flusso di massa, quindi se l'acqua non c'è, il stomaco si chiude, non c'è flusso di massa, non c'è assorbimento di nutrienti, non c'è crescita della pianta, poi c'è lo stress, c'è tutto, però poi c'è la fotorespirazione, non solo ma molto in fotorespirazione, quando si sono 40 gradi, si iniziano a bruciare i margini fogliari, c'è cioè una filostossi, una caduta, una, quindi la pianta spende molta energia, rifare sempre nel stesso foglio, durante la quindi, per cui in ambienti dove queste condizioni non ci sono, la pianta va bella, tranquilla, tu vedi le foglie sempre verdi, più belle, eccetera, eccetera. Quando tu la metti in pianura, magari con una serenità, con la conducibilità del suolo, che è 2-2-2-3, magari l'acqua è pure a 3 di conducibilità, beh, allora la inizia, no? Con 40 gradi d'estate la inizia a passare, quindi dico, poi devi stare lì o con il reusallo, con la vicibetarina, con quello, con quell'altro, cioè, devi stare a, come dire, a fare la respirazione bocca a bocca a uno che sta muovendo, quindi non è il caso, quindi se una pianta forestale che ha un determinato reddito, se ci sono le caratteristiche, va impiantata, è andata avanti senza problemi, anzi in quel caso più vi accanite, più i risultati vedete. Quando si parte già una condizione come può essere questi dei vostri terreni, se voi vi fate una fertilizzazione, la pianta, quando tornate il giorno dopo, la vedete completamente diversa.
l'ha andata a mettere al mare, veramente ci vuole poi il... E questo dipende poi dalla capacità imprenditoriale. In terreno difficile serve un imprenditore che è preparato per gestire quel grado di complessità. E quindi già non diventa per tutti. Se invece sono degli imprenditori che magari fanno cereali, quindi non hanno esperienza in arboricoltura, non hanno esperienza in fertilizzazione, non hanno esperienza, il nocciolo si riesce a gestire bene in un terreno che va, bene, cioè che è comunque idoneo. Un quota 100. Francesco, scusa, posso sì, la mettiamo sullo scherzo, però allora sicuramente diciamo questa cosa che diceva Mario è anche un volere e sollecitare, no? La ripresa di terreni che sono stati abbandonati. Spesso troviamo anche dei professionisti in pensione, ad esempio, che decidono di volere ripristinare i propri terreni, ma noi chiamiamo le persone, le aziende a fare un progetto economico, non è un hobby, per cui devi mettere in piedi, devi avere in genere, oppure devi mettere in piedi un'impresa per poter poi far parte dell'aggregazione. Se no, se lo fai a livello di hobby o come singolo, come privato cittadino, quello lo puoi fare per autoconsumo, non è un'attività, diciamo, di impresa. Però, ecco, nello sviluppo dell'aggregazione è come mangiare le ciliegie, una tira l'altra, magari adesso comincia ad impiantare, siccome nella produzione si arriva dopo qualche anno, nel frattempo trova chi questo poi terreno noccioleto lo mette in produzione e lo rende attività d'impresa. Beh, noi abbiamo il sento. Non c'è dubbio, egregio signore, vedete, stiamo, come dire, percependo queste richieste e quindi le stiamo già visitando, le stiamo già analizzando e lì dove ci sono le condizioni per piantare, quindi per investire, se si tratta di una zona abbastanza vocata e magari le richieste vengono da non agricoltori, potremmo pensare assieme, perché poi la rete sarete voi anche far parte della rete, decidere di dare un supporto maggiore ai non agricoltori facendo dei servizi, come dire, oltre che di consulenza agraria, ma anche di messa a dimora delle piante e gestione del frutteto per i primi anni, con un servizio di chiave in mano magari, perché no? Ma lo decideremo assieme questo, ecco. Certo non lasciamo a casa nessuno, in piedi nessuno, ecco. Prego. Su questo posso risponderle io, perché io, oltre a far parte del GAL delle Serre dei Due Mari, sono anche all'interno del GAL delle Serre, quindi il territorio lo conosciamo e siamo presenti.
Allora, diciamo che la scelta, e su questo rispondo pure a chi forse il preside parlava dei prodotti di nicchia, la scelta che ha fatto il GAL delle Serre e comunque chi produce nocciolo in quell'area è stata una scelta che va nella direzione del prodotto di nicchia, cioè loro hanno deciso, e per questo non sono interessati al progetto Ferrero, a puntare su un prodotto di nicchia che vada a diciamo mettere in luce gli aspetti legati al territorio, la pasticceria locale. Ultimamente hanno fatto un bellissimo progetto con la scuola alberghiera di Soverato per delle ricette legate alla tonda calabrese. Quello che ho detto io quando è uscito fuori, comunque nel corso di un workshop che è stato fatto a dicembre proprio in quella zona, un po' il confronto tra il loro lavoro e il lavoro della Ferrero, e quello che ho detto io è che a mio avviso sono due strade parallele. Cioè non è che la Ferrero è contro il prodotto di nicchia o il prodotto di nicchia può inficiare la Ferrero, sono due discorsi a parte, per cui possiamo decidere, anche qui in questa zona si può decidere tranquillamente di puntare a quello che è un prodotto di nicchia, diciamo per la pasticceria dolce, per l'industria dolciaria della zona. Però c'è da dire che proprio in uno dei workshop a cui ho partecipato a dicembre veniva fuori, per esempio, che questo però è ovvio che il geometra Ducci poi lo dovrà approfondire, la tonda calabrese pare non abbia le caratteristiche che la Ferrero chiede, per cui in quella zona la Ferrero non potrebbe mai chiedere, perché questa è la filosofia che loro, penso il dottor Ducci ha detto chiaramente, non è che chiedono estirpate e piantate quello che diciamo noi, soprattutto se c'è un impianto già produttivo, per cui loro, avendo già degli impianti di una cultivar che poco si adatta a quelle che sono le richieste della Ferrero, sono anche per questo motivo mirano più al prodotto di nicchia che non al progetto di filiera. Il progetto di filiera in quest'altra zona, dove gli impianti magari c'erano in passato ma non esistono più, invece potrebbe proprio essere il discorso legato abbiamo l'ambiente evocato, quindi partiamo dall'aspetto pedoclimatico che sicuramente ci consente di fare coltivazione di noccioli in questa zona, aggiungiamo però anche il fatto che abbiamo delle garanzie che oggi vi posso assicurare non abbiamo in altri settori. Certo, vorrei aggiungere, il progetto Nocciolo Italia riguarda, come dire, un progetto di filiera, non un contratto quindi di fornitura, pertanto riguarda soltanto i nuovi impianti. Gli impianti esistenti nella filiera non potranno entrare, magari commercialmente la Ferrero si potrà affacciare su quei territori e capire se tecnicamente sono varietà a loro, come dire, che necessitano, ecco. Vincenzo De Martino è uno dei tecnici nostri che si è formato anche dietro Ferrero per i noccioletti. Prego. Buonasera. Allora, per quanto riguarda i quantitativi d'acqua, dipende molto dalla stagione che abbiamo di fronte, dalla natura del terreno, dall'ecoclima che abbiamo di fronte, voglio dire. Il sistema di irrigazione più consono è comunque la microirrigazione che va gestita sia aerea che anche sotterranea, però preferibilmente aerea per una facilità di controllo anche dell'impianto stesso, ecco. No, la microirrigazione con la manichetta, con l'ala gocciolante sopraelevata, ecco, visibile. La subirrigazione può avere un senso, però magari col tempo si può otturare l'irrigatore e non lo vedi, ecco, questo è il discorso. Però diciamo, in un ambiente quale può essere Soveria e Decollatura, dove anche in piena estate c'è un microclima particolare, voglio dire, le esigenze irrigue non sono comunque elevate, ecco. Questo tranquillo, cioè non,
Poi le esigenze maggiori potrebbero essere in terreni sabbiosi, dove lì si necessita di frammentare. Per esempio con un campo di pomodori. No, no, molto meno, molto meno, molto meno, molto meno. Siamo alle battute finali, quindi adesso tirate fuori le domande dalle 100 pistole, come diceva Paternostro. E comunque, vi ripeto, c'è grande disponibilità eventualmente anche a rispondere a vostri quesiti che potete farci pervenire tramite email sull'indirizzo che trovate. Buonasera. No, è evidente che noi, è chiaro, abbiamo necessità di arrivare ai 100 ettari per sottoscrivere il contratto, però è evidente che poi, siccome dovremo arrivare ai 500, il tempo per far entrare anche altri ce ne sarà, sarà auspicabile, ma se arriveremo a 1000 ancora meglio, diciamo, quindi non c'è problema, se uno non è pronto adesso può benissimo eventualmente pensare, anzi abbiamo già alcuni che già da subito sono disponibili ad impiantare e altri che già si sono prenotati per l'autunno prossimo a fare la cosa. Perché chi aderirebbe adesso andrebbe ad impiantare a novembre prossimo. Esatto. Esatto, bravissimo. La manifestazione di interesse ci consente di avere coscienza dell'interesse e quindi eventualmente programmare una visita, fare le analisi del terreno e tutto quello che serve, se ci sono le condizioni per, e trovarsi pronto poi quando, perché si può impiantare in tutto l'anno. I periodi di impianto, diciamo, è l'autunno il migliore periodo. Ecco, entro gennaio-febbraio, novembre-febbraio, questo è il periodo di impianto, è chiaro, no? Adesso, esatto, così facciamo analisi del terreno, verifichiamo se ci sono tutte le condizioni per, esatto, vanno ordinate le piantine perché è evidente che